Siamo live, buonasera. Ciao a tutti. Allora, io vi vedo già. Allora, devo andare a mettere a posto Facebook. Vedo già Chiara, vedo già Elena 2. Allora, dobbiamo togliere subito l'audio da qua. Ok. Ciao a tutti. Speriamo di riuscire a parlare oggi. Ah, sta arrivando Jamir, come dicono. Bene, bene, ciao a tutti. Allora, devo preparare Facebook. Allora, l'ho già detto, ciao a tutti. Cominciamo bene. Ciao. Ciao Giovanni, lo vedo da Facebook. Allora, dove sono? Che disastro. Facebook, collegarsi a Facebook è sempre un problema. C'è già qualcuno qui? In 5. Ciao Maria! Ciao Elena, grazie, 3000, hai visto che ce l'abbiamo fatta? Ciao Roberta, ciao Giovanni, eccoti qua. Scusate che ho un problema con Facebook, ma vedo già. Eccolo qua. Se no non mi arrivano i vostri messaggi. Credo di aver fatto tutto, speriamo. Arrivo subito, eh? Allora, qua è a posto. Bene, bene. Allora. Ciao Chiara, ciao Girella, Ilari. Ciao Roberta Maria, l'ho salutata. Come va? Siete pronti per la serata scoppiettante? Allora, ci siamo tutti collegati, cioè tutti i social, volevo dire, oggi ho collegato tutto e ce la faremo. Allora, intanto, grazie Maria, 3000, non ci posso credere. Ciao Francesca Schiattina, buonasera. Io più o meno sono pronto. Sono pronto, sono pronto. È già qui vicino a me. No, non guardate, tra l'altro è quasi il colore della mia maglietta. Mettiamolo così. È già qua, è pesante, è gigantesco. Ciao Elena, buonasera. Bene, è già che qualche spunta che ci aspetta da 5 mesi che ci aspetta. Allora, intanto vi metto il link perché dovete entrare con me. Allora, intanto mettiamo, eccolo qua, il link se volete partecipare. Io mi rendo conto, sempre nella live, di questa barbona che nei video mi sembra bella, ma... Discorso dei 3000, ma no, devo fare un discorso serio. Ciao Silvia, buonasera. E no, ringrazio tutti, siete tanti, soprattutto siete tante, tante donne. Perché l'89% di chi mi segue è donna, quindi si dice che il potere è donna, in effetti, almeno per quanto riguarda il mio canale, sì. Niente, sono contento, non posso dire che grazie. È inutile dire anche grazie a Franci, perché mi ha dato già un paio di volte una spinta, non per terra, ma una spinta per il canale. Poi ovviamente sta a me. A tenere le persone, insomma, no? Infatti, guardo tra qualche giorno, vedo quanti se ne sono scappati di quei 3000. Quindi, vediamo quanti sopravviveranno, quanti staranno con me. Ciao Elena, Elena 1 e Elena 2, vi ho salutato tutte e due. Giovanni, buonasera a tutti in chat, come stai? Giovanni che si trova in Francia. Grande Franci, hai detto bene, hai detto bene. Abbiamo già un ospite. Ciao! Ciao Roberta. Insomma, io vedo questa cosa, insomma, mi faccio un curiosì. Mi sto sentendo di carta bianca. Ma sto sentendo di carta bianca, a parte voglio questa cosa erotica che sarà, boh, ma io vedo. Vediamo un po' che almeno ci facciamo due risate. Speriamo che non Adesso faccia. dove?
Adesso ti vedono tutti. Ciao. No, no, Sei in diretta. Non so se leggi i messaggi, li metto qua. Io ti ho conosciuto grazie a Francesca quando ho aperto un tuo pacco. Mi ricordo il pacco che gli avevo mandato. Ciao Silvia. Ciao Monica. Eccola qua, Monica. Dove stai, Roberta, tu? Io sono Matelica, in Italia. Ah, aspetta che vado ad aprire che è arrivato mio amico. Si sente dall'accento. Eh sì, io sono italiana, purtroppo. Per Arrivo. fortuna dice la canzone, io sono di qui. Perché ti lascio, andiamo tranquilli. Anche tu, Paolo, sei italiano. Anche se vivi da tanti anni in Germania, l'accento italiano non si perde, purtroppo. Dove stai? Dove stai? Ah, ma si dovrebbe essere quella mia, veramente. Mi metto qua io. Tornato, scusate. Anche io voglio Sì. mettere un'altra maglia, Fredo. Tra un po' mi spoglio io. Di fogli. Allora, siamo tornati, eh? Sono Adesso dicevo Paolo, anche tu sei italiano, da tanti anni però vivi in Germania, pare. Esatto, sì. Dai. Dall'accento, sei stato del sud. Sono sardo. Sono nato a Torino, ma sono sardo. No, ma comunque parli bene anche per l'italiano, anche da tanti anni sei in Germania, parli sia italiano che tedesco. Sì, vero, non è che lo dimentichi. A volte ti confondi un po', però non lo È dimentichi. successo la lingua madre, mi fa dimenticare la lingua madre. A meno Esatto. che non hai problemi, oddio, per carità, ma io non dirlo, perché se uno dimentica la lingua madre ha problemi, può essere demente, de memoria, carità, ma io non dirlo perché sei giovane, no? Cioè, hai 45 anni. Qua, sì, qua ho 43, vieni qua, 43, 40, avevo il 40, caffè, era il 47, sì. 1922, no, prima, c'è il mio amico, Ah, c'è Mirko. sono Ah sì, nudo. aspetta che faccio il... Oddio. No, Oh, non è se la... no si può fare una sì. No, nudo no, ti per mando un carità. link, aspetta che facciamo entrare anche le due Elena. Me lo sono perso anch'io. Paolo lì. Ah, ok, l'ho rimesso, l'ho rimesso. Lo metto anch'io se volete. Così ti faccio il caffè quando entrano loro. No, non lo fa una bestia a Mirko, se sta nudo, perché non è che vuole No, muovere niente. è vestito. No, Non che dimentico. tu mangi lo nudo? No, non posso mai. Che Facebook è la censura, raga. Sì, parte così, parte. Batte a coprire. Dai, fammi un No, fine cazzo che di scherzo. caffè! Batte Come mi stanno entrando? Fai a coprire, batte. entrare tu. E come le devo Sì, far ti qua, entrare? stanno entrando Elena. Ciao! Ah. Oh, Mirko, per carità. Ciao Elena! Ragazzi, Mi fai una birra e poi ti copio. sì. Mi Ciao Elena! sentite? Sì, ti sentiamo! Ciao! Non mi Ciao! faccio vedere, però, perché sono proprio messa malissimo. No, ma che... Ciao, Mirko! Vado a fare un caffè a quest'uomo, arrivo Dai, subito. ho il caffè Va da me. bene, tratteniamo io Roberta. Eh sì, ci vuole il caffè perché Ciao questi sì. Roberta. Ciao! Amo col video, questi col video, no? Si oggi. Speriamo che non c'è censura Facebook perché con Instagram perché tocca stare attenti, se roba troppo
Ciao ragazzi, ti saluto. Ciao. Ciao Mirko, che avventura, eh! Attenzione, non può avere cose scongiure! Non Fate di passa manco a nulla. Paolo! No, Ma Dio, va, che stress Ma fuori, mi sento qui! Oh, allora povera, non viene mai ragazzi! per nulla. Per carità, mettete via, mi segue, Mirko. mettete via subito, perché è pericoloso! La Mirko, prefiggerisco che ci sono i ascoltami. ragazzini! Dimmi. Paolo oggi ci ha promesso sul gruppo Telegram che stasera tu e lui fate lo spogliarello. Può essere Sì. lui, io non posso. Non mi sono C'è fatto lo la speciale ceretta. 3000. Non mi sono fatto la ceretta. Sì, pure. Ragà, non fate pazzie, perché beh, Ma davvero che ci succede cercano di che chiudono. giornata? Ragà, non fate pazzie. Già il calendario logico. Più sta cosa, no, stanno ci Ma attendi, no, ma non c'è scusa, scherzo. dobbiamo essere in tema, cioè per forza, Ci dobbiamo essere mettiamo, in tema. no, boh, no, boh, fa che chiude il canale, bridi. Mettiamo Stiamo per scherzando, turno. ragazzi. No, Ma no, in mutande, tanto comunque Paolo fra un po' in mutande si mette. O anche tu. ciao, Sì, ciao, adesso faccio entrare subito. quanta gente. Mi Infatti. dà uno scherzo Ciao, e mi sono lancio. curioso, tipo, ma c'ho pazzo, stiamo ragazzi, ma che Ciao voglio che mi Marco, mette ciao i ragazzi. Ile. Buonasera a tutti. Ciao Mirko, Minchia, non mi mette da Paolo. No, gli ho curioso. detto anche a mio Oddio, marito, sono guarda, vestiti uguali. No, vabbè, ma c'è un Paolo, ti passo casino, come il si può filtratore in parlare? testa, Se vedi? parliamo tutti insieme non si capisce un cavolo. Beh, tanto ormai. Alzate la mano, chi vuole parlare? No, No, tanto ormai, guarda. No, dov'è Marco? È caduto. Rip. Ciao Marco, spero che non ti sei Ciao fatto male. Marco, Io e ciao. Paolo abbiamo già i fazzoletti qua, eh? La carta igienica? Ma è più comodo col rotolo, dai. Invece i fazzoletti Un restano lì. paio di rotoli Rotolo non ci ci piace. vogliono. Ci Sì, piace dai. cambiarli così. Sentire Paolo, dimmi. la guerra, ragazzi. Paolo già Ragazzi, in Germania che tutto. si dice che la guerra? Ah? Ragazzi, della guerra in Germania che si dice la guerra in Ucraina? Mamma mia. Stiamo per andare Lì in ci guerra. sta la paura. Qui c'è una paura atroce, guarda. Che Ma hanno stasera razionato ancora non la si roba, una cosa parli. allucinante. Non si potrebbe parlare, Davvero, ragazzi. per favore? Stasera non parliamo di guerra, c'è il calendario hot e lo spogliarello. Grazie, sarebbe Allora bene. inizio, aspetta, No, ma inizio, adesso inizio diciamo così già. di culo, per carità, buoni! Raga, per carità, calendario 8, sì, per scappare fuori qualcosa che alla fine c'è la censura. Stai facendo con quella bottiglia? Paolo, mi sa che Paolo, non è andato a infilare così il che tiro c'è la morto. censura. Ah, ecco, mi sembrava. Paolo, mi sa che No, è ti banano giusto. sta live. Una Sta mazza. live te la La mia bannano, che mi c'è sa. chiudono. Ciao. Ciao. Eccolo. Ciao. Buonasera. Ma stai leggendo? Sera qui. Manda il link a lì. Voglio entrare anche io. Ciao, Sera a Elio. tutti, ragazzi. Buonasera, buonasera. Eli. Ciao, Eli. Eli. Dice lui, dai, che ride, Io sono l'unica ah, che arriva la censura. tutto Siamo lì a a buttare, carità. posto voi? Siete pronti? Bene, sì. Siamo Bello, mandi vediamo sta roba, link. ci sbrighiamo. Mandi link. Roberto è in prima fila. Hai Sì, visto? no, perché io sono curiosa. Vedere che succede, no. Speriamo che non ci passa il cuore di qua, Paolo, con il No, calendario lì. tranquilli. No, perché per via del canale, perché se ci vanno i ragazzini a collegarsi, succede di qua sul serio, Paolo, per carità. 5 contro 1, più che di No, quello. speriamo di no. No, perché se possono collegare i No, ragazzini, no, quando curiosi. vado in cucina? No, io Boh, sono mi maggiorenne, però vergogno. i ragazzini vanno curiosà. Ma Carità, cosa gli stai metterlo. dicendo al povero Aspetta che Mirko? ci sistemiamo. Ah, ecco. Controllo, Guarda che questo è spettacolo! 77, 43 anni hai Paolo allora, 43, perché 77 sì, io 43, sono io 49, 24. vabbè Mirko c'ha già 49, caldo, ecco, beh, ho beh, visto Stelle. comunque
Un attimo, stiamo preparando, stiamo preparando un secondo, cos'è che stai preparando? Ma cos'è che stai preparando? Appunto, che stai preparando, Paolo? Gli attrezzi del lavoro. Paolo, non iniziamo. Paolo, prima che dimentichi una cosa. Dai, ma che dai a mente un attimo. Ma per due vibrelli... Proprietario del canale, mi dai retta 3 secondi? Sì, vai, dimmi, scusa. Ascolta, ti saluta la mia amica Maria, quella che dicevamo prima. Ma c'è? È a casa... No, è a casa, al Covid. Ah, no, ma c'è il live, ha detto che guardava. No, guarda il... Non ha... Guarda il video normalmente. Ah, ecco, guarda, okay. Ti facciamo un saluto. Ciao, ciao Maria. Ciao Maria. Ciao Maria, Burina. Peccato. Maria. Ascoltate un attimo, ma questi oggetti poi li dovete provare in diretta. Sì, pure. Ma speriamo che no, ragazzi, perché c'è censura. Dovete testarli. Marco, di YouTube, devono testarli. Eh sì, sono qua apposta. Mettiamo in stare, ragazzi, per carità, ragazzi, non scherziamo con tutti questi oggetti, mettete via queste cose, perché poi mettete via, perché se si collega i minori succede qua sul serio. No, non succede niente. Ti bannano, no, Paolo, tocca stare attenti con i ragazzini. Paolo, tu sei del partito delle bigotte? Sono minori. No, bigotti, non bigotti, però bisogna starci attenti, se si collega qualche minore, bene, questa roba otte, no. Ragazzi, non è che... No. Scusate, Paolo, metti la faccia di Elena in primo piano. No, no, vabbè, sa no. Sigaro. Mamma mia, che ma si è tutti, no? Ma non si quella che mi non scherziamo. Lui parla solo inglese. Sì, andiamo bene, guarda. Ciao Emilio. Aiuto. Chi è Emilio? Hello? Ciao Emilio. Sì. No, che se sei di quello che... Paolo. Se ti dico lo dico, ciao! Ciao! Ragazzini, mamma mia! No, e loro è ciao pure... Oddio, Paolo, scusa, e loro non è ciao in tedesco? Dobbiamo chiedere qualche cosa per Andra. Ah no, sì, è ciao in tedesco, sì. No, perché io ho qualche amico che è tedesco, allora le parole in tedesco riesco a capire, però non è che riesco a fare frasi complete. Il primo io sono italiana, vengo da Matica. Egeo, lo stanno dicendo a te. Tu sei il primo che ti deve spogliare. Esatto. Buttiamo. No, volete spogliarselo? No, per carità, lo scherziamo. L'altra volta. È quella senza foto. No, non iniziamo, eh? È geloso Mirko, Elena. Mirko, ma non ti ricordi di me? Sì, mi ricordo, ma non ti fai vedere. Lo so, però sono distrutta perché ho dormito 4 ore e sono proprio in coma. Se mi faccio vedere ora vi spaventate. Quindi anche no. No. Andate a vedere, Nasu. Ho promesso, Paolo, che la prossima live rientro e mi faccio vedere, però questo anche no. Ti giuro. Allora, dai, passamene uno, dai. Ne proviamo subito. Dai, aspettiamo un minuto, deve arrivare. Mirko. Ah, Chiara c'è. Chiara. Aspettiamo le 10. Poi tra poco almeno vediamo Laura. Oh. Allora, almeno vediamo questa cosa, speriamo. Dovrebbe entrare anche Mike, forse. Ah, bene. Allora, fatti vedere. Lo so, no, ragazzi, vi spaventate, giù, c'ho la cipolla in testa. No, tranquilli, io non mi spavento. No, la prossima volta lo faccio. Io sono caldo, per i maschi. Io voglio usare capelli corti. La prossima volta mi faccio vedere come l'altra volta, dai.
Ok, ci sono troppe distanze. Ma Irene la pizza? La pipa. È andata... Ah no, è qua. La pipa. Ma sono stato io, vero? Ah, eccola. No, no. Ah, okay. Tutto gira, andava a primo. Sto mettendo bene. Dai, non neanche i commenti. Ho lo schermo tanto piccolo che non si capirà nulla del fatto. Ah, sì, è vero, vero. No, ma ci mettiamo grandi noi, così. Ma c'è, vai a cercare Umberto, dov'è? Ah, lo schermo piccolo pure io, purtroppo. Vado. Ah, no. Beh, io lo schermo piccolo, ma lo emo. Vedo qualcosa. Meglio così, no? Umberto. Sì, dai, meglio, meglio. Oh, Umberto. Tacca di pao. E cambia un negozio. Vai a chi? Mettili la scaletta, però, per arrivare là. Non la vedo un po'. La cambio. No. Non appena. Umberto. Marco, davvero. Tacca di pao. Dio, mamma. Umberto, dopo la metto si capisce niente a posto. Io non capisco un cavolo pure io. Dove cazzo è? No, non si capisce niente, vero? Siamo veramente. Ageu, ma di dove stai? Non posso. Ageu. Ageu. Ageu sei. Di dove stai, Ageu? Eh? Di dove stai, Ageu? Le stai già chiedendo troppo, però, eh? Sei geloso, Mirko? Eh, sì. Cosa stai facendo? Elena. Vabbè, io sono single, posso fare quello che voglio. Scusa, o no? Paolo, digli tu. Paolo, vero che ci capiamo? Sì. Allora, c'è la signora Bianca che fuma. Ciao, Eli. Papà, oddio, mamma. Prima era Geo. Siamo un po' tutti. Vabbè, ma se non mi fai vedere la stessa cosa. Però Elena, puoi mettere una foto, lo sai? Sì, come sì. Faccio? Dimmi tu, come si fa? Tre puntini sopra il... Prego. Ah, ok, dai, allora mi assento un attimo, provo a vedere, arrivo. Provo, ok. Vediamo. Metti quella al mare. Al mare. No, Mirko. Aiuto. L'ecco su, ciao. Ma come si fa? Non so come si fa, però. Paolo, mostraci il pacco. 5 3 minuti. Punti. Lo faccio vedere. Ci mostravo questo coso, almeno... Siamo curiose come gatte, come gatte, come gatte, come dice Francesca, siamo come di gatte. Non puoi dire questa roba erotica. Che fai? Grazie, macchina, roba bigotta. Che casino. Ragazzi, tu non sei sempre in mezzo alle nuvole. Che la faccia di Elena. Oh, ma non riesco a mettere la foto, aiutatemi, tre puntini. Ecco, questa foto è bellissima. Quale? Ok. Stupendo. Ah no, oddio, foto no, ma come si fa? Qui mi dice rimuovi, modifica. Audio, no, non so. O devo uscire e rientrare, boh. Non lo dai, so, provo a uscire e rientrare. Magari riesco a mettere una foto così. Ok? Vabbè. Arrivo, arrivo. Maremma zoppa. Che, ma metti mira, mettete voi, grazie, non si vede. Sono già pronto, Aceo. Aia. Dai, Paolo. Mirko, c'hai calori. Mirko, tatuato. Sei tatuato, eh? No, è Piero. E fai come Davide, sei tatuato. Anche nel pinto. L'animale. Mamma mia. Dappertutto.
Se mi faccio vedere la schiena, mi metto il petto nudo direttamente. No, il petto nudo no, impazzito. No, guarda, buoni. A petto nudo, no, ragazzi, state calmi, stiamo calmini. Che dopo, ragazzi, zombano. Oi. Pensavo che cantava qualcuno. Eh? Pensavo che cantava qualcuno. Perché? Sì, adesso tra un po' apriamo il microfono. È gigante. Love Christmas. Ma è di Natale. Ecco come sono la foto. Vuoi vedere? Si vede. Va benissimo lo stesso. Quella di Matrix. È praticamente l'ultima foto che ho fatto, la prima che ho trovato. È l'ultima visto foto visto, sul lavoro. Le ho viste. Era carina. È bellissima. Le ho viste tutte. Dai, Mirko. Fai il più bel lavoro del mondo. Sì, che lavoro è vero. Fai? Lavoro in un museo, faccio vigilanza, sicurezza. Ah, davvero? Figata. Bella, allora la professione. Guarda come, che ce l'ha ormai. Come il film Una notte nel museo, no? Sì, praticamente sì, siamo con l'armi, per carità, raga. No, ma è troppo figo. Vediamo questo video. Ragazzi, non vi sento. Apriamo l'uno, dai, piano piano. No, scegliamo un numero a caso. Ah, inizia da oggi. Scegliamo un numero noi, scusa. Paolo, scegliamo noi il numero. È vero, dai. Ah, scegliamo 17. Un numero turno. 17. Ah, allora, va bene. Io 12. Cominciamo col 12. 18, vediamo che siamo buoni. Io ho detto 12. 69. Io. Allora lo apro io. Aspetta, dopo. No, 90! Ma è 90! Mi piacerebbe. Vogliono 69, il numero 8. Ma proprio il 12 dovevi scegliere anche tu. Perché? La Irena 17, ho detto. Allora, la scatola è vuota. La scatola è vuota. Dobbiamo commentare noi. Qua c'è scritto gelato in tedesco. Dov'è? Qua. Ice. Ma dove? Qua. Aspetta, lo riesco qui. Ma sta facendo, Mirko? Qua. Sta preparando il giochino. Ah, ok. Che diavolo è sto coso? Ma già ridono. Che è? Volevo l'oscenità. Che è? È vibra, Aspetta, stai fermo. Aspetta, devi provarlo adesso. No, aspetta. Stai fermo. Non in doppia. No, Paolo, che gli fai qua? No, fastidio. Cosa sta facendo? Mi vibra il dito. Aspettiamo il 4. C'è bello come la fare. In poche parole lo avvicina. Paolo, il 6. Dimmi che la basta non fa. Paolo, Paolo, allora, visto che questi oggetti qua li dovete tenere, giusto? Li dividiamo. E questo qui chi lo tiene? Mi vibra ancora il dito, io no. Vabbè, lo metto lì. Mettetelo nelle penne. È vero. Sì. Raga, per carità, ci metti sulle penne, tutto lo via. Adesso che ce l'ho scritto, adesso ce l'ho tutti questi. Ok. Bellissimo, avevi detto 17. 17, il prossimo lo facciamo scegliere a Dani.
Allora, io lo apro. È piccola che guarda. Cazzo, non ho le scatole le tengo per il prossimo anno. Sì, le ricicli. Cioè, l'ho fatto Kinder. No, vabbè, passo. Che diavolo. Roberta, vuoi qualcosa? Poi te la mando. Roberta, poi l'ho fatto Kinder. Sì, mi lo scappa poi. Dentro ci sono Tom e Jerry. Sì, vabbè, scherziamo un po' la roba. Diavolo. Ragazzi, qui ve lo vorrei vedere la censura, bene, la censura. Che bella censura, ragazzi, che mamma mia, che diavolo, che diavolo, che cosa, che cos'è? Mamma mia, aspetta, ma che diavolo, raga, per carità, non c'è problema, io non sento niente, ma c'è qualcuno che c'ha il volume alto, infatti, c'è qualcuno che c'ha il volume alto, non scherzavo per voi. Aspetta che provo a togliere l'audio di... Ah, Roberta. Perché veramente si sente l'interferenza. No, non è Roberta. Forse è Geo. Ma cos'è quella roba? Un assorbente? Che cos'è? No, in poche parole lo metti dentro. Sopra, ah, ok. Ah, ecco, però avvicinatelo. Se non lo avvicini non si vede. Dovete togliere questo coso. Ah, ma come si usa? Ma butta via questa cosa, dico che scherziamo, raga. Paolo! Mirko è al contrario! Te lo dice, oddio, sei, non c'è? Vediamo che roba si scappa fuori, questa può valutare la roba strana! Paolo, no, è al contrario! È il cappuccio per il cuccio! Giralo, è al contrario! Gli spuntoni! No, è così giusto! Così, no! No? Gli spuntoni sono all'interno! Allora, provatelo! No. No, perché fai eccitare la donna così. No, gli spuntoni sono all'interno. Guarda, io sono... Io guardo... Porca miseria, vuoi che non lo Rocco. So? Il Rocco... Facciamo queste cose. Rocco. Okay, chiedi a Damir, Mirko. Gli spuntoni sono all'interno. Chiediamo a Damir. Ha ragione la Elena, ha ragione la Elena. Non lo so che l'ho aperta. Un sorcio, un sorcio, un sorcio, oh raga, buttare questa roba, ma sarà cosa mi ha massaggiato ieri. Ciao Laura, ciao Laura, ciao Laura mia. Oh, c'è la signora a fianco che sta eccitando, va a farla. Vai Paolo, falla tua. Ah, Eli, dimmi un numero. Oh mamma. Mi sa che ha detto 8 prima, ha scritto, no? 8? Numero 5 hanno dato. No, fai il 24. Paolo? Paolo, io direi i primi due oggetti. Paolo? Sì. I primi due oggetti io direi di metterli sul balcone della gelateria e posso dei bicchieri per il giurato. No, sì, così. Una cosa. Una pallina di gelato ci sta dentro, dai. Sì, sì. Cominciamo. Laura. C'è una, aspetta, Roberta. Sì, è vero, c'è l'audio alto, non si capisce niente. No, ho tolto l'audio a Roberta adesso. Ah, ok. No. Anche tu hai il cellulare? No, io ho solo il cellulare, ho tutto spento, non ho qualcuno che ha il computer. Ma no, è chiuso. No, io tutto spento. Metti le cuffie, Roberta. Ho chiuso l'audio, ma non lo so. C'è chiasso. Ma ho chiuso. Fare in bombo. Siamo in 8.000 qui. È meglio adesso, vero? Sì, sì. Sì, ora sì. Ok.
Paolo, mo chiuso. Sì, perché questo è morbido, che cazzo. Paolo, sì. Però doveste fare la prova con dietro Filippo. Prendi Filippo e fate la prova con gli oggetti. È vero, ha ragione. Prendi Filippo, Mirko. Filippo, che cazzo è Filippo? Marco, come non sai chi è Filippo? No, me la sono persa. Non sai se gli amici... Mamma mia, ragazzi. Ah, c'è Mike. Ciao Mike. Ciao Paolo. Ciao, ma... ciao Mike. Ciao, dobbiamo capire di chi è questo rumore, se non si sente nulla. C'è qualcuno che c'ha il volume alto. Troppo alto. Paolo, spiegali a Mike cosa state facendo, che è appena entrato, non lo sa. Ma è triste. Guarda, Mirko. Aspetta, avvicino a Paolo, devi girarlo. Nesto coso. È triste. È così il faccino. Mike, stiamo aprendo un calendario dell'avvento erotico. Ah, ok. E c'era quella cosa dentro? C'era Filippo dentro. Cos'è quella roba lì? Questo lo metti nel dito, sì, Paolo. Paolo, scusa. Il numero 5, se si può aprire, almeno vediamo che roba c'è. Se uno... se li apri e fila tu, no, i regali è meglio, almeno ci spieghiamo, finisce sta cosa. Un attimo, dove sentire l'audio? Ma sì, dobbiamo fare 3 di notte questa live. No, perché veramente... no, in finestra. In finestra. Laura... dai, apriamo il 23 di Eli, poi apro il 5. Roberta, chi è che ha aperto la porta? Uno schifo. Io sto fumando fuori al balcone. Film horror. Dai, apriamo il 23 che ha detto Eli. Ciao Marcello. Marco, un microfono più grande, no? No, non ce l'ho più grande. Il 23 cazzo c'è scritto niente, no. Niente. Che lungo Eli, bravo. Oddio, sono caduto in busse. Vegano, perché almeno dentro bacio, cosa hai trovato dentro oggi, Paolo? Ah, no, no, quello serve la... scusa, Mirko, quello serve per la donna o per l'uomo sotto, ma quando uno fa i rapporti. Paolo, quella roba serve per l'uomo o la donna per quando fa delle cose. Lasciamo che cosa, Roberta, queste cose, ragazzi, gioca. Beh, dai, quelle sono lubrificanti, lo scherzate con quelle cose. No, sulla testa non succede niente, mamma mia, ragazzi, questa roba. No, finisco, no. Paolo, non scherzavo, ma come me ne va a scherzare con quello si può fare da body. Mettimi questo coso, quello serve per fare una cosa, Paolo, quello serve quando vai a fare rapporti, lascia aperti. Paolo, no, i rapporti non li devi fare qui. Devi lasciare stare. Ciao Barbara. Ciao Barbara. Ciao Barbara. Oddio. Sì. Apriamo un altro, va. Che ha detto 8 o 5? Forse la Eli. 5 non l'ho detto io. Ha detto 23. Sì, la Eli è 23. Te lo mando. 5 l'avevo detto io, boh. Scappa fuori cosa strana. No, se vuole qualcosa, le lo porto io direttamente.
Va bene, ti aspetto. Abbiamo l'8, l'ha detto anche Emilio 8. Ma che cazzo è tu comunque? Ne hai messo un profumo. Ma che cazzo profumo? C'è il puzza di merda. Ma che dici? È certo. Di che cosa fai? Un applauso. No. Ma io sono fuori dal lavoro. Apri il 24, Paolo. Dai, la mia data di nascita. Notte posso. No, devo aprire. Paolo, l'hai preso da ice.de? Ma quanto l'hai pagato, Paolo? Gelato. Paolo, quanto l'hai pagato? È scappato. Dove l'hai messo? È fuggito. Chiude gli occhi. No, no. Dai, chiude gli occhi. Ma che cazzo? Lo ciuccio! Cos'è, un portachiavi? Sì! Ah, il portachiavi per la gelateria, Mirko! Allora, si deve fare così! Mamma! Sì. E poi lo massaggiate... È per fare il tampone. Oh mamma. Oddio. Sei già eccitato, fai? No, mi trovo io per carità. Ah, ma ce ne vuole. Eh certo, doppia lo posso dire. Dì quello che vuoi. Però è roba piccolina, Si lo userò come sì, bene, infatti non ci interessa. Roba piccola non ci interessa. Roberta, vedi che sei tu. Vedi che sei mi sa che c'è la TV accesa, Roberta. Mi sa. Quale ci sta sopra? Sento il telegiornale. Il telegiornale. Stavo sul carta bianca. Mamma mia, ragazzi. Adesso spenda tu. Adesso spenda tu. Stavo sul carta bianca. Parla della guerra in Crimea. Chi è che non è? Allora, la TV accesa. Ho capito. È successo? Oddio, Paolo ti vedo affaldato. Sì, mi stanno appannando gli occhiali, guarda. E poi caldavo sì, purino. A far vedere certe cose. Meglio che uno le apre tutte insieme e finisce. Meglio poi che almeno dopo. Piano piano. Ti conviene aprirle tutte insieme. Prime preliminari e poi tac tac e poi basta. Apri 20 una sigaretta dopo. E poi sigaretta, lo stavo dicendo io. Ricordi Marcello. Marcello. Ah, no, Marcello, c'è anche Marcello. Sì. È dove? Qua. Paolo 20. Paolo 20. Dove cazzo è il 20? Almeno mi ricordo bene, non so spiego questa cosa. È una cosa grossa, eh? È anche dura. Che diavolo sarà? Tirate fuori che la frustina. La frusta, attenzione che quella la vuole per fa provare per la sua schiena. Dagliele, gafrusta e manette, dagliele. L'hanno rimesso dentro per carnevale. No, Paolo, ti dai uno schiaffo piano. È morto. Oh. Sculacciami. Ecco, quella no, ragazzi. Paolo, questa roba voglio farla sparire dopo. Antoine, dopo ci divertiamo. Vabbè. Allora fate sparire perché per davvero.
con quella roba fate sparire perché è pericoloso. Sembra Alex Belli. No, no, sei meglio di Alex Belli, dai. Ovvio. Paragoni a quel coso lì? Lo prego. Questo profumo, però, questo lo mettili quello. Questo ragazzo da Boni. No, quello non è profumo. No, ma questo non voglio usare. Paolo, quello non è. Quello. Paolo, scusa, quell'affare è un'altra cosa, lubrificante. Un'altra cosa. No, vabbè, no. Aiuto. Ragazzi, per carità. Quelle cose, è lubrificante per il signore. Apri l'11. Ah, stai parlando con me? 11. Devi sceglierne uno. Poi scegli tu. Ah. Sì, ok, va bene. C'è, guarda, guarda. Dai, che adesso arrivano i pezzi forti. La luce. No, l'11 ce l'ho. Ah, ce l'ho, Paolo. Ce l'ho, l'ho lasciata a casa. E non finiscono più. Oh, mamma. Paolo, per carità, vediamoci questo coso. Perché altro la guerra, vabbè. Qui c'è la guerra, le cose. Ma quello sai che comprende la cosa, Paolo? Se la uno lo manda in Russia sta roba, lo dà a Putin, a me non piace fare la guerra. Basta, qualcosa. Io voglia, basta. Ciao, ragazzi, mamma mia. Ma stiamo brincando. Due coglioni. Che ansia. Elena, uno scherziamo, scherziamo un po' pure. No, non scherziamo no, per niente, mi dispiace, perché ha rotto i coglioni. Okay? Dai, tranquilla, dai. No, tranquilla il tubo, e la guerra è questa, non apri. Oh! Ma non parliamo un attimo. Di altre cose. Porca dai. Miseria. No, dai, stiamo tranquilli. Io ero come lo spiego? È lo stesso di prima, però di un altro colore. Però c'è anche un'altra cosa qua. Sì, perché tipo piovra. Sto male veramente. Un polpo. È tipo questo. Però è lungo. Non romperlo, mio. Questo è per i... Insisto, gli spuntoni vanno nei quelli più sfortunati come Umberto. Oh. Avvicinalo che non si vede bene. Ma è tutto il tempo già usati. Che schifo. Ma hai letto le istruzioni? È un cappuccio quando c'è freddo. È un portacono, Paolo. Domani il primo cliente che entra gli dà il cono con quello. Tipo ecco, no. Dobbiamo farlo vedere come resta. Mi rompi la penna, usa qualcos'altro. Usa è proprio fatto apposta. Laura, usa anche tu, Laura. Mica là tutte le penne che hai, ma te le butto tutte. Paolo Maria ha detto che non riesce a entrare, la vede domani, va bene. Io che Paolo le dovete provarli per bene. Aspetta che mi spoglio, chi è questa? Ilari. Ilari Girella. Nuova. Oddio, non c'è... Cos'è? Un ciupa ciupa? Sì. Però è vero, si capisce. Così. Poi fai così. E molli. Molli e ti spacchi le palle. Oddio, basta. Tutti i fazzoletti lì. Ma tanto non mi lo devo usare. Che cosa? Quello. Ah, non lo usi? Ma che è? Dai. E me lo lavo, dai. Questo non... Al posto di comprarti i guanti, usa questi qua che ti resta di più. Ma quando ti fai male al dito, usi questo. Sì. Lo voglio vedere portando il gelato ai clienti così. Però questo dai, apri il 22, Paolo. Sì, aspetta, scusa, c'erano due messaggi. Portacone stupenda. Roberto, se hai fretta puoi andare. No non riesco manco a parlare. Laura, immagino, guarda, e appunto che vada perché dai, vedi col prossimo, Elena.
in Anna. Il 22 per Marco. Sì, 22 è un numero che porta fortuna. Dai, questo è il posto forte, me lo sento. Sono piccolino. Più piccolino, che cazzo, io voglio cosa grossa. Che cazzo, sono tutti questi qua? Mi sembra, è un altro di questo più piccolino. Ancora? Ah, ancora. Perché è ancora più fortunato. Ma è dello stesso colore o almeno cambia? No, è blu. Ah beh, allora... No, aspetta, questa è un'altra cosa. Sai? È un anello quello. Sì, l'anello vibrante. No, quello era del numero uno, l'avete già perso. Funziona tipo questo. Ma questo lo trapassi. Ah! Ok. Io non so. No, neanche io. Questo non mi piace. Mai, tu che sei esperto, dici cosa sono, spiegaci. Ah, ce l'avete all'incontrario? No, ma sono tutti così. Perché così, con i puntini, con i puntini si eccitano di più le donne. Sì, metti la cosa su. Facciamo finta. Mamma mia, stress. Ah, ma sono di quella penna. Dai, apriamo un altro, lo apro io. L'uno. Ah, uno? Ecco, no. L'abbiamo aperto prima. Ah, no, è questa è la fotocopertina. L'abbiamo aperto prima. Ah, questo è il 15. Il 2, apri il 2. Dai, apro apri una scatola grande. Ah, quella ultima. Sono il per ultimi. Che è tutto unto. Non ho pagato neanche io. Tu l'ho pagato io. Cordello. L'ho pagato io. Ma quanto l'avete pagato? Questa è la cuffia. Comunque veramente c'è scritto Ice dappertutto. Come mai? È la perché lo sponsorizzata? È il sito. È il sito. Secondo me sono Ice caffè da marca. È un sito. Questo è un classico. Le manette. Ah. Le manette pelose. Però sono con peli veri. Paolo, ti sculaccio le manette. Mirko, ammanettalo. Dai, fai video manettato. Le manette per bambini. No, con le manette scazzate. Come per bambini? Dai, le chiavi, le buchiamo. Non le assume. Oddio. Dove se ne sta mettendo? Devi mettere al contrario, guarda che vibra. Come è che c'è? Cosa dico? È come che parete un... No, Jim? No, dai, povero Filippo. Io ho messo il collare. Dai, così. Dai, chi è che ha detto un numero prima? 10. 18. Ciao, detto. Ciao, Vale, Chris. Il 10? Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Vale. Dov'è il 10? Le manette ce l'ha pure Laura. Grande Laura. No, a me le metti manette, questo è il problema. 5. Perché è 5? Qual è il tipo che si mette? Non troviamo il 10. Ah, è scritto in inglese. Ten. Vodka. Ancora? È un altro genere. Questo è anale. Anal relax. Lo proviamo. C'è scritto. Ho provare questo. Questo lo provo stasera. Oddio. Quello te lo regalo. Quello non mi... Il relax dietro non mi serve. Sì. Nos. Nos. C'è una mille forbici, che cazzo l'hanno chiuso a... Oh, attento però! Dai, dai, me lo senti. No, che roba è, me lo si taglia, non si risolve il problema. Che c'è profumo? Che cazzo? C'è profumo anale. Anale. Anale.
Povero Filippo. Quindi siamo a posto davanti e dietro. Paolo, mettilo per disinfettare le mani domani in gelateria ai clienti che arrivano. Tutti, la tutti accettati. La ciao, ciao Barbara. No, e l'altro no. Ciao. L'altro era meglio, vai. Questo dolore di culo di, me, di culo. Lo metto in lavatrice. Ma chi? A lui. Ma chi è che ti profuma? No, amare il culo. Oh, yeah. Ciao dolore di culo. Aspetta che mi metto in lavatrice. Chi è? Chi c'è? Dai, andiamo i piccolini, dai. Uno. Aspetta, due, tre. Basta, basta. Gli altri sono più grandi. Non sto facendo niente, arriverò Paolo, perché roba intima. Un perizoma Pierpaolo arriverà adesso. Per forza, Tanno. Questo è, diciamo che puoi usare questo con quello, con questo. È in coppia. Comunque lo lascio così, Filippo. Però è bello che c'è anche un brillante. Col diamante, un diamante per sempre. Ah, hai visto? Poi metti questo. No, sì, poi... E vibra tutto. Ma non entra, è troppo grosso. C'è gente che vuole così. Può sembrare anche un porta... Oggetti. Sì. Ma che no. No, un fermo carta. Che si scopre, Paolo, agiti così. Ma io direi, Paolo, che sta bene di fianco alla friggiatrice. In cucina qua bene con cosa. Sopra il frigo. Esatto. Però potrebbe essere pulire le orecchie. Se vuoi fare foto, non lo so, ti hanno lasciato. Ah, il cucciaio. A ogema così. Non sei sicuro. Ma anche questo? A questo dobbiamo chiedere. Io non... Questo è per tirarti, questo è per schiacciarti le palle. Sì. Che cazzo? Ma che vero? No, questo è quando poi. Quando vuoi fare il regalo alla donna, ti metti quello, il fiocchetto. Di fiocco. Chiamiamolo così. Paolo, se lo puoi provare, io non ci tengo a stringermi le palle. Ma chi? Il semaforo rosso. Il semaforo rosso. Sono dadi. Ah, per giocare. Ah. Allora, ma tutti lo provate. Qua c'è scritto. Il dadino. Ah, dipende quello che viene fuori, po'? Ah, ma non fuori pure le parolacce, lascia da Berti. Dal sì, non so. Oh, Paolo! Poi c'è scritto. Ma cosa c'è scritto? Cos'è Wars? Ma cos'è che c'è scritto? Le parolacce. Aspetta, ottavo. Sarà scritto le parti del corpo umano, ci sarà scritto. Wow, ci sta scritto. Cosa fa, anzi, è dove fare così. Solletico, marciare, leccare. Dai, tira il dado, Paolo. Poi Mirko, vediamo cosa esce. Ma se lo facciamo io e te. Ma dico, Paolo, non ci tengo. Questo è il posto. Ma sono lontani. Non presevo. No, raga. No, Mirko, scusa, sei sposato? Purtroppo. Mirko, sei sposato tu? Vuoi farlo con la moglie, no? Certe cose. Ecco, Roberto. No, l'ha messo in riga. E allora, certe cose uno le fa con la moglie. Cominciamo un di su lei, parlano con Pagnè. Perché è figlio che si scherza con certe cose. Con le parti anatomiche, con le cose strane, fino a che si scherza,
Dai, ma stiamo scherzando. È uscito questo. No, fantastico. Baciare va bene, il popò. Popò. Mi mate la situazione. Raga. Ma sì, è popò. Ragazzi, scherziamo. Siamo tutti gli ultimi. Cerchiamo di sbrigarci questo coso, ma non finisce. Paolo, è finito un basso coso. Abbiamo tempo fino a luna. Devo cazzo, io lavoro domani. Sì, io domani ci va a sviare 6:30. Comunque. Povera. 24, se, cioè almeno se apri finiamo storia. Quella grossa, no, 24. Piccoli prima. No, l'ho già fatto il 24. Chiappiamo quelli grossi, ma finimo questo coso, prima che si scherza, prima che fai i giochetti, questi vogliono giocare, ma queste cose, Mirko, scusa, e fai con la fidanzata, il giochino di bazzetti, coccole, cose, con quei dati, mi porti la fidanzata, le coccole sono finite, le coccole. No, può essere che poi pure che anni quando inizia a conoscere le prime. Allora è uscito questo, schiattina, questo, il gel per il di dietro, poi è uscito questo. Aspetta, questo lo provo. Questo più grande. E non so cos'è, è i dadi. Ma no, stoppa, le manette uscite, sono uscite le manette. Cazzo, dove sono i buchi? Ma cos'è? 70.000 buchi già. Cosa sta facendo? Cos'è quella roba? Il prossimo non lo so, si vedono le mosse tanto strane. Arriva subito. Si sta preparando. Si sta preparando, preparatevi. Oddio, lo romperò. Ma lo romperò. Vediamo che fa Mirko. Tanto Mirko. Mamma mia, raga. Non lo so. Mirko, se non Mirko. Ciao, Steffi. Ciao, Steffi. Non sarà con l'antilattice, per davvero. Ma lo penso pure questi te lo sei messo quante come cazzo le metto questo è un perizoma che te metti tu Mirko ma perché chi perizoma fa vedere che diavolo sarà mai è che c'è il mio capo sarà perizoma che è? Mamma mia non te oddio mamma no ma questa roba va di cavolo tanto era inutilizzabile comunque era questo quello se lo mette una donna raga butta via sentilo l'hanno usato no non credo, vai. No, puttana. Vabbè, ci lavi i vetri adesso con quello. E domani. Ciao, lui vai di che sodo. No, lascia così. Che sembra che c'è il capello. Corruba. Cos'è pesante? Un grimbo. Un altro gel. Ancora. Ah no, un massaggio, olio per massaggio. Olio per massaggi, Mirko, Paolo, quello lì si può usare. Si può usare quando hai dolore alla schiena. Ah, ma chi me lo fa il massaggio, Roberta? Mirko. Te lo può fare da mamma tua, da tuo cugino. Ma c'è Mirko, no? Sì, mamma. Mirko, mi fa il massaggio sulla schiena. No. Però scavesse... Purtroppo io queste cose non le faccio. Ma posso usarlo per l'insalata? No! No, per carità, per l'insalata, Paolo! Per carità, perché può essere... Per l'insalata no, per carità. Quello lì lo tieni per mal di schiena. No, ma sto scherzando. Per mal di schiena, lo metti sulla schiena,
oppure che non ti fa male la gamba, ci riesci anche a massaggiarti da solo, ti fa male la gamba. Ma tagafolo, cioè, non c'è, c'è pastiglie, igienizzante mani, sì. Cos'è il Viagra? Oddio, speriamo che no. No, vabbè. Era quello Viagra, raga. Perché? Fino a che scherziamo, è Viagra. Andiamo al cocco da usare quando si fanno i massaggi. Ho scritto candela da massaggio. È la candela da massaggio. È la candela da massaggio, può far comodo, ma è Paolo. La candela anche per fruccare un coccio, qualcosa, fai una ricetta che rimane l'odore forte in casa. Ah, il profumo almeno. Mettila qua, così ci protegge dai. Dalle vibrazioni. Oh Mirko, oddio mamma, le vibrazioni erotiche, che fumi, tipo quello che c'era lì, sì. Sono tutti uguali, ma no, hanno forme diverse, guarda. È morbido. Perché fai prima la punta, di solito fai prima la punta e poi a cropo. Aiuto! Invece qua fai piano piano e non ti fai male. Beh, fate male. Ragazzi, certe cose mi fai sparire. Paolo, certe cose me le fai sparire. Ti conviene. Butti via perché è pericoloso. Paolo, adesso devi trovare... Paolo, devi trovare un angolo nella casa per metterli tutti in fila, visto che tu sei pieno di roba, troverai un punto, no, anche al tuo, per metterli tutti in fila, no, quei rovini. Ma cos'è sto fare? Ah, sì. Sono quasi finite? Marco, sei rimasto... Ma è sconvolto. Adesso mi licenziano. Ragazzi, scherziamo. A me vediamo che scappa fuori qualcos'altro, qualche candela. Candela. Sì, candela profumata. A meno può essere che sul letto uno mette le candele. Sembra un candele. È la Roma, che ne so. Non lo so, io un po'. Niente, mia. I massaggi. Massaggio sulla schiena. Sulla schiena. Sai che bella... Sulla schiena. Piano fai, perché gli puoi far male, Mirko. Sulla schiena, così. Allora, infili prima la punta e poi di un colpo. L'ho detto in tanto, no, sulla schiena, così, sulla schiena. Moaia. Gli fai male, no, fai piano. Bello. Questo perché mi servono le rotelline per il carrellino del laboratorio. Allora, se me li mandi ci gioco io. E là. Rilassante, cosa? Ah, ma c'avevo l'audio disattivato io, cazzo, dall'inizio della live. No, veramente? No, no, perché continuavo a parlare, adesso non mi cagavo. Ho detto, ma che cazzo? Andrea! Ciao, Andrea! Ciao, ciao! Ciao, Andrea! Ciao, Andrea! Cosa? No, stavo dicendo, Mirko, passalo in testa, quello. In testa? Sì, ti rilassi. È fresco. No, quello serve per la schiena. Ciao Andrea. Ciao Andrea. È un maschio, spero. No, è una femmina. Certo che è un maschio. No, perché Andrea in tedesco è femmine. È femmina come nome. È un uomo. Ah, un uomo, è maschio allora. Perché è italiano, spero. Egiziano. No, perché coi nomi a volte capì, perché a scuola c'è una ragazza che si chiama Andrea, dico, ma se ferma si maschi sono usati allora, che cazzo, già. Ciupa ciupa. Ah, scusa un attimo.
Vabbè, questo sì, dai, vediamo questo. Ah, finalmente arrivano i pezzi belli. A dopo, Andrea. Ciao. Sta lavorando. È un sigaro. Sta lavorando, c'è un cliente buono, vado a far tu. Grazie. Andrea, che mi ha fatto riaiuto. Roberta, basta il volume. Timpani. Aspetta, ma scusate, io col volume non lo so regolare e poi basso. Il vibratore Schwartz è un sigaro, Mirko, fumalo. È un sigaro, mettilo in bocca, Paolo, tu che fumi. Accendi, oh, mamma, quello è un affare. Addio, questo è per te. Dove è andato? Ma sta pure vedere da vicino che non si vede bene. Aspetta, Mirko non è bravo. Vibratore. La foto segnaletica, guarda. È vero. Sì, mettila così. A destra. Raga, scherziamo, okay, vai, fino a che si scherza. Paolo, poi devi scegliere la foto copertina, mi raccomando. La foto copertina, lascia perdere. Questo è per l'inverno, inverno magico. Magico? Ancora. Vabbè, sì, non sono interessanti i gel. Sì, ma la metà sono gel, però. Sì. Sì, infatti. Che 18. Quattro. Questo è lunghissimo, dopo. Quello per ultimo. Quello per ultimo, Paolo, almeno... Per domani mattina sarà pronta. Questi cose, ma teniamo. Prendi in bocca. Mirko, vediamo che roba è. Un attimo. Ma perché? Fallo. Bello che è. Sarà una cosa scena. Che roba. È strano, proprio. Cos'è? Arriva una cosa strana. Ma poi non ci sono. No, altri. Questo è Togo. Questo è Togo. Lo vuoi? Oh, caroia. Che oddio. Rumore. Vabbè, Inanna, lo vedi che sono tutti fuori? Questo è il più bello. Questo è il trucco. Ne parliamo dopo. Sembra l'omino Michelin. Ci parla a fare il cenere. Ma raga, quello lo prendi così. Non lo sembra. E beh, che cazzo fai tu? Non lo prendi. Oddio, oh mamma, raga. No, quello per davvero. Oh, dai, che cazzo va, non vi prendi. Minchia, ho spaccato anche io. Oh, Mirko. No, io non ho fatto... È una pallina è caduta. Mettila come sveglia nel comodino, Paolo. È vero, come... Vibra. Minchia, mi vibrava tutto, cazzo. Ah, che c'è la batteria. Ah, il Rabbit ha detto che si chiama questo. Minchia, ne sapete. No, è Schiattina che ne sa. Rabbit è il coniglio. Schiattina, ma che cazzo sembra un coniglio, Paolo? E fai affermati, se tu lo guardi bene, sembra un coniglio. Cosa fai? Un coniglio. Sì, sono uguali. No, è più grossa, Paolo. Ah, non ce l'ho quella più grossa. Mettilo qui. Mamma. Per due secondi si è spaccato. Ma non è la sua. Dai, devo rivendere queste cose. Ah, fa... Pulsa? Pulsa. Intermittenza. Ah, ventosa. Sì. No. Ah, ho capito. Dipende come sei eccitata, va veloce, piano. Sì, no. Sì, sì, ho capito. Adesso Paolo è poco eccitato e sta andando veloce. Adesso proprio per me. Va col battito del cuore. Sì. Quando si, quando si ferma è perché vuol sei morto. Vuol dire che sei morto. Ok. È una cosa fastidiosa. Mamma mia, si è sentito? Prendilo. Una pallina è caduta.
hanno fatto una puntata di Sex in the City proprio su questo. Non ho mai visto quel telefilm, tu? Perché? No. No, roba erotica, raga. Roba che? Roba erotica, qua si fanno i giochi strani. Raga, fa carino. Questo sembra interessante. Scusa. Per male. No, ma loro non vedono niente. Vediamo che roba è. Ma sei una candela? Ancora no! Qua dobbiamo produrre la candela. Che candela? Prune, che produce lo sperma. Oh. Lo sperma? Sì, lo sperma. Figli, scusa, amico. Non ho capito, donne, metti giù della donna, sperma per la funzione, non dici. Scusa, amico, e produrre, puoi produrre, bambino, ma vedi quello che è. Aspetta che li metto le pile. Ah, mo ce le hai le pile, prima non ce le ma avevi. Queste sono piccoline. Queste sono belline. Ma cos'è quella roba? Ma non lo so. A tre punte. Mi sto mettendo no, questo non lo dovete spiegare. Mettendo la batteria. Cos'è? Dove si mette quello, ragazzi? Si può mettere ovunque, però... Mike, lo conosci? No, mai usato. Mike è esperto di queste cose. Sì, Elena. Si ma vede, guarda come ride. Ma tu fai quel coso? Non lo conosci questo adesso? Che cos'è? Paghiamo un uomo. Adesso lo accendiamo. Non me la ah, questo. Non mi serve la galomo. Basta. Ma cos'è? Che cazzo, non ho capito come si schiacciare. Sì, mettetelo nel cazzo. No, c'è un ginocchio. Dai, mezz'ora per stampare una lista. Ma mettilo nel naso. No, nel naso. Cadre, funziona? Questo non te lo do. Questo non voglio niente, però. Come questo non te lo do? Ma noi non vediamo niente, però. Come no? Guarda. Ah, vabbè, adesso. Oh, finalmente. Adesso stavo facendo. No, questo ho comprato, è bellissimo. Ma cos'è per fare massaggi? Sì, vibra. Oddio, Piccolo, sembra che ti stai scorreggiando. La gabbata, questo è bellissimo. C'è veramente... Marco Paolo, si è comprato una stampante di merda. Proprio mezz'ora, ah, bello, bello. Ah, che basta, mezz'ora per stampare. La schiena, davvero? È ancora lì. Ho mandato la prima. Non ascoltare, sembra un massaggiatore. Sì. No, di comprare, di guardare i tutorial prima di comprare le cose in internet. Tutto fesseria, cioè. Eri non gliela fa più. È un massaggiatore per vagina. E per... Ah, mica, è già pieno il coso. Ah, sono rimasti... Abbiamo questo perché è vuoto, secondo me. Sì, ma da questo per ultimo, no? Vabbè. È un vestito. Apri. Qua hanno conservato tutto lo sperma. Che lingua era? Polopa! Polopa! Apriamo per ultimo, dai. In che lingua era? Il number? 24. È la vigilia di Natale. 24, vediamo che roba è. È la vigilia? Eh sì. Si fa la cosa... Pensa che andrà meglio prendere qualcosa de... la prossima volta del calendario col mangereccio, che è meglio. Con? Il mangereccio. Con? Il mangereccio, no, con la roba da mangiare. Ma questo lo conosco, è tolgo. Lasciamo per fa ultimo. Così. Lasciamo per ultimo. La spira fuori. Allora, questa... Dai, ancora a metà. C'è, ma porco, guarda, ma la... no, mi... stai qui per guardare la stampante. Guarda che bello. 9. Ma no, rompi. Mm.
molto natalizio. Madre mia, Paolo, guardi, è una corda. È una corda. Quella la vado per frustarsi. Quella sembra frusta l'uomo. È per legare. Ma mica Paolo, Mirko. Leghiamo Paolo. Come lo sarà? Lega Paolo, bravissimo. Bravo Mirko, vai, dagli il fatto suo. Finalmente. Stretto però. Il 24 si non fa male. Che fai? Fai bene il modo due giri. Mirko, poi te ne vai e lo lasci così, ok? Sì! Siamo Anna, io. No, Anna, no, non quell'anno. Aia. No, per carità, che se così te... Fai bene il modo! L'agro gli mette le manette. Se non c'è censura quel coso... ma che gli fai male? Non è possibile, state peggio i mali piccoli. Mirko, scusa, quanti anni hai? Io? 25. Sì, per gamba. Dai, che per gamba no, cazzo, mica c'era 50. 25 anni, beh, Simonello. 75, Mirko. 25 per gamba, ne hai 75. No, 25 per gamba, no, poletto. YouTube Italia, penso di sì. YouTube Italia, YouTube Italia a rischio. Io ho 14, io non no. So più. No, 14 anni, non lo scherzare, raga. Io non so. Non sei minori, raga, non scherziamo che non ci siano nomi. Ma e sono finiti? Ah? No, sono finiti. C'è quello lungo. No, c'è questo. No, dobbiamo... poi, c'è quello... Okay. Il numero 3 per ultimo. La copertina dell'anteprima, poi la cerco, bella. Vabbè, quella alla fine c'è. Dobbiamo votare il nostro preferito, mi raccomando. Io ce l'ho già. Ah, allora, abbiamo l'ultimo che... Sembra un po' Blanco da Tolo, che cazzo è? Ah, ha finito, aspetta che mando l'altro. Ha finito, manda. Cos'è un rullatore? È una penna. È un mini pin. È un microfono. È un microfono. Una penna. Ah, sì, ho capito. Al momento la stampante non è disponibile. Ma che merda. Ma se sta stampando. Ma... Mi ha rotto la stampante nuova. Ma vattene. Che merda compra. È un cono gelato. No, guarda dove sono messo. È un chi cono? Chiama il telefono? Sono io. Che cos'è? Una cipolla. È un pezzo di aglio, cos'è? Che cazzo è un fiore? Lo spolverino. Per far la così. Cos'è quella roba là? Lo spolverino, ragazzi. Sì. Spolveri, ah, per fare solletico. Sì, ma c'ha un nome. Sì, quando sei nudo ti fai così qua. Paolo, stai fermo. Noi dobbiamo Paolo con la Paolo viene a scherzo con la mancotta. Fai così, guarda, chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Chiusi. Sicuro? Non dammi un colpo. No, tranquillo. Ha finito quella cazzo di stampante che stampo l'altro, la lista del gelato. Una, guarda, me la sta buono. Che cazzo è quello? Sei blu, che cazzo è colpa mia? Sei blu e blu. Visto che non funziona, stampante di merda. Scarlo, tirati. Ah, tirati. Ma che c'è gente che ci guarda. E quindi... Vabbè, io voto il rabbit nero. Aspetta, c'è un altro più bello ancora. No, non tocca il terzo. Oh, l'ultimo. Aspetta, ce n'è un altro. Questo è per Elena di Milano. Sì. Questo me lo tengo io perché mi piace. Lì. È finito colore. Io voglio la corda. No, io la corda non voglio niente. Paolo non mi manda niente che non voglio niente. Corde, l'olio, extravergine. L'olio extravergine, 3,50 euro al litro. Non lo vuoi la cordella? No, quelle no, la catena non mi piacciono. La catena, cose. No.
Tolgono, mandano via gli spiriti. Facciamo l'altro. Anche quello mi piace. Sta con costino. Andiamo bene qua, e vai. Yeah, G-Dap. Adele ti li mando le manette. Manetta, siamo perdere. Sì, finito il colore. Stampare il colore. Devi stampare in bianco e nero. E che cazzo ne so io? Toh. Mamma mia, faccio vedere a Roberta. Mi ha mandato tutto Umberto. Non ci credo. Eh beh, questa ti sta facendo i fatti nostri. Stampa, io ormai non mi aiuto. Mi ha mandato le foto strane a me in giro, per carità. No. Non so neanche dove mandartele. No, te stavo stampando. No, che non prendiamo le foto in giro. Cosa stanno in giro, raga, per carità. No, è lavoro questo. Ah, perché scazzate. No, adesso con quell'affare lì. Questo. Uno si ride un po'. Scherziamo un po' queste cose, ma... Comunque Paolo, i gusti dei gelati sono buoni, peccato che sta in Germania, se no ci facevo una capatina, a me piace i gelati. Sì, ma Paolo non si invita, non veniamo. Mi piacciono i gelati, peccato che sta in Germania. Le ti invito io. Sì, ma io non posso prendere l'aereo, sono in Italia, devo prendere l'aereo, rischio... Ma io vengo volentieri, non scherzo. Anch'io vengo volentieri. Ciao. Io vi vi mandata. Non riesco, lo facciamo dopo. Dai, 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 mettila adesso a stampare, per favore, che poi finisce l'una. Ma chi è Priest che fa questi commenti? Sto stampando le liste. No, ma finisce il colore all'improvviso. Ma l'hai comprata da Wish? Elena. Elena, guarda, spera. L'hanno presa da Amazon, no, da Wish, non credo che Wish c'ha le stampanti, raga. Sì, c'ha tutto, c'ha Roberta. Tutto. Puoi comprare anche il gelato su Wish. Non credo. Però il problema no, è il gelato uno lo compra alla gelateria. Aspetta, se ordini Belen su Amazon ti arriva Belen. Se ordini Belen su Wish ti arriva Paolo. Sì, Paolo, corretto. Oddio, mamma. C'è un altro, Mannaggia, ci siamo dimenticati. Quello che fa. Perché non l'hai detto prima? L'ho detto prima, siete voi che non l'ho ascoltato. Poi si è rigelato. Giorgi è meglio. Ma cioè, ho fatto qualcosa di male. Che ce l'hai con me, boh. Qua. No, sembra zio Dino così. Chi? Zio Dino. Ah, è vero, sembra zio Dino. Ma questo cos'è? Succhia? Questo fa il risucchio. Ah, questo è bello. È per tagliare la barba. Sì. No, non sento niente. Questo è per i punti neri. No, questo per i punti neri. Ah, ma c'è più velocità. Sì. Sì. È per le donne. Sì, è fatto di... al risucchio. Ah. L'uomo non può darlo? Sì, in culo. Dove cazzo lo usi, secondo te? Che ci sta qua dentro? No. È un attrezzo femminile. Dopo mezz'ora, che cazzo, mi ho mandato 16. Adesso stampo quella foto lì, Che foto mi ho mandato? Quella di... È bello. Si sente che vibra. Sì, è fortissimo. Ciao, dove è il bacino? Dai. Lo devo magari è un odore artificiale, come quelli che usano in gelato. No, non tu. No, le spalle del Massimo, non è che fa... No, c'è per te. Sembra un trappano, magari. Un telefono, veramente. Allo? Allo? Lo mandiamo a Roberta. Si può usare per fare la schiuma del cappuccino. Lo vuoi? Sì, se lo metti così ti togli anche i punti neri. È iniziato uno speciale sulla guerra. Oddio, dove? Roberta,
Su che canale? Su Rete 4. Anche su Rai 7 sta... su Rai 3 è finito quasi. Su Rai 2 sta iniziando quella del corona. Vabbè, adesso facciamo una bella cosa. Sì, Elena. Sì, Elena. Adesso prendete tutti i vibratori e li usate tutti insieme. Oh, uno dietro l'altro. Uno dietro l'altro. Dovete... sì, no, ma Paolo l'ha fatto tutto. No, no, Elena. Elena, che poi domani non viene nessuno a lavorare, lascia stare. No, infatti, vengo, ma... vengo così. Madre o gatto? Sì, no, c'è quello Alfred, l'orconiglio. Là che lì. No, sono Paolo, se, una cosa. Se Paolo, sopra, scusa, Paolo. Ma voi in Germania come siete messi col Covid? Per davvero? Parliamo un po' di Covid, parliamo un po' di cose di serie. Sono tutti male. Guarda, stiamo facendo questo video per non pensare alla guerra e al Covid. Quando... pensiamo a quello, io mi sparo. Pensiamo a... non parliamo di cose brutte, eh? Vabbè, io sono per carità, amico. No, per davvero. Questa parla di doglie le cose, le restrizioni in Italia, ma stiamo dai contagi. Si chiude dentro, signora, per carità, così al sicuro. In Anna. Ah, io sicuro sto a casa. Cosa svolti? Uno sto a casa, non è che vado in giro. Non vado in giro, non è che esco più come una volta, come più di 2 anni fa. Perché ho paura. È paura. Scusate, ma Zeus che fine ha fatto? Chi è Zeus? Boh, quello di prima. Come si chiamava Zeus? Ma perché che c'è quando c'è? Lascialo da una parte, Zeus. Ciao. Inanna, cosa svapi? No, che liquido. E tri. Trito. Che liquido è? Sì, che gusto, sì. Aspetta, Pink Flamingo. Che sapore ha? Tipo un tropicale, tra mango, papaya, ah, okay, okay, frutto. Un fruttato. Ok, ok. Pronto? Anch'io ti adoro, Steffi, grazie, grazie. Pronto? Paolo è mutato, gli è uscito un coso qua. Che cosa c'è, Paolo, di fianco? Vi portano in gelateria, Mirko, domani glielo diamo a Klaus. Sì, così non lo vediamo più per un po'. Ma a Klaus gli porto questo, però. Oddio. Arriva che sfuma la sigaretta. Scusate, chi è sto Klaus, raga? Possiamo presentarlo a Roberta. Ah, sì? No, ma chi è sto Klaus? Così per curiosità, io pensi dai una parte del genere, non so. Se è tedesco, ma se questa in bagna pure. E se cana, che ne so? Questo. E lui, con la moglie. Che è sposato, Klaus, scusate. No, no, te lo presento, Roberto, è singolo. È pieno di soldi. No, no. No, il singolo perché... è milionario. Tienimi questa cazzo, mi sta vibrando la gamba, cazzo. È rimasto attaccato. È milionario. Come scherziamo con queste cose? E gioca con quella affare che dopo. Ho capito. Sì, più premi. Ma Mirko, mettiti sul naso. Io, Paolo, posso? Quello che Mirko ti sta mettendo sul naso. È prettamente un femminile. Un po' che ti in mano. Questo è per il femminile. Questo è femminile. Quello. Però Paolo ha detto che lo usa per aspirarsi la carta. Voglio vedere dove se lo mette. Scusate. No, Paolo, tutti li trova. No. Paolo, quello lì lo puoi usare per montare la schiuma del cappuccino domani. Esatto. Sì, lascio. Ma tutti ti prendo. E che cazzo, me l'hai messo nella gamba? È mai caduto? Uno te lo sei messo tu per il culo, dov'è che non ero piccolino? No, era un tiro finito. Oh, Mirko.
No, sì. No, scherziamo, andiamo un po' là. Adesso diciamo su Klaus. Quanti anni ha Klaus? 50. Allora, Klaus è più grande di me e più piccolo di Paolo. E c'è un coso così. Scusa. Quello non lo sappiamo. No, pure, più piccolo di Paolo? No, allora no, è troppo piccolo per me. Perché io ho 49 anni. 49. Come se ne sì, infatti, avete la stessa età più o meno. 54 c'è Klaus. Ci siamo persi un Filippo. 54. Di quanti? Ma purtroppo non ero che porto male, purtroppo. Eccolo qua. Questo va bene per girare la schiuma. Che adesso ci fate il gelato, con quelli. Ma non sei in mutande? Come? Come mai non sei in mutande? Oggi no, infatti, Paolo, no, Morsella sta vestito, Paolo, che andiamo con un angelo nudo dentro casa. Sono un paio di mutande quelle. Mi sono fatto male, Marco, non posso venire da fuori. Sembra una fascia, cazzo. Quello è il pannolino che mi aveva regalato al compleanno. Pieno di merda. Finto. Usato. C'è ancora dentro. Sì, poi c'è il recipiente. Aspetti di massaggiarti le tette, cazzo. Mi dica cosa, signore? Ma è scappato, non vuole. Chissà perché. Si sta sentendo male, Laura. Povero. Senti. È acceso. Si sono accesi tutti i vibratori da soli. Ecco perché sta spostando il tavolo. Questo? Sì. Come si accende? Schiaccia off, Paolo. Non c'è. Paolo, allora. Mica, ma come la sta stampando? È piano piano. No, sta cazzega, è là. L'importante è che c'è tutta. Ma devo scrivere un bel. Perché? Per fare il giurato anche lui. Oh, quindi mi sono piaciute queste cose? Non ne abbiamo più. Per carità. Come non dando. Come no? Non ci voleva avere nudi. No, nudi perché nudi, c'è paura. Aspetta che ciao. Ciao Rihanna. No, nudi per carità. Elena 2, come stai? Chi è Elena 2? Sono io. Ah, io sono Elena 1. No, tu sei l'1, io il 2, non lo so. Ma io sono la 1. Ok. Okay. No, Elena è la numero 1. Ah no, e tu eri C, ti ricordi? È C. Sì, io sono C, in effetti. Perché è C? È il mio cognome, Elena Casella. Ok. Ci manca Andrea, sì, se c'era lui oggi. Se era lui avrebbe già ucciso qualcuno. Ovviamente arrivo chi che sa, è già finito. No, Linda, ciao. È finito. Dai, aspetta che facciamo entrare Linda. Linda? Dagli occhi blu? Abbiamo già fatto vedere tutto. No, ci manca una cosa, però non possiamo. Quella no. Da dopo li viviamo. Che cazzo mi dà un po'? Cosa state facendo? Noi? Senti, applausi. Ah, ma sei rimasta tu grande, beh. Applausi. Chiamo Marco che fa ascolto. No, che ascolto, tira via. No, ma l'ascolto. Marco! Che si vede la bambola assassina poi. Ciao. Ah, rimettimi grande. Gli mando la bambola a Roberta. Mettimi grande, Paolo. Ah, ti fa un regalo mio fratello. Ah, lui è mio fratello, è più bello, però. La vuoi? Sì, ma quella... Passa il ricordo di tua... E tua moglie, per carità. Marco, grazie. Però è bella, una bella bambola.
ricordo di tuo. Che cosa hai detto? Ah, può essere il ricordo che hai comprato insieme, che ne so, che può essere. Ah, no, la bambola, la conosci, non la conosci? Ha detto mia che... moglie no. No, la bambola, che la moglie. No, la bambola è carina. Ehi, alla... carina, vero? Io non sì, carina la bambola, sì. Piace le bambole. La signora Roberta non ha sonno, sono tappato. No, no, adesso no, no, ma fa poco va a dormire. Io di solito dormo più tardi. Adesso inizia indagini ad alta quota, Roberta. Vedo lo scappa fuori. Io prendo il Viagra e vado a letto. C'è il Viagra, il Viagra. No, dopo non so che combini, va a letto col Viagra, Mirko, fai danni. Tutta la notte in bianco a cercare la donna, tutta la notte fai sì purore, lascia perdere, che non so sa quello che puoi combinare col Viagra, sta buono. Poi faccio orge insieme a Paolo. No, io... Ha finito con la canzone? Sì, oggi con Paolo, poetto. Io lo mando via. No, con Viagra, non scherziamo con certe cose, ragazzi. Mirko, ma deve a proposito fare di Viagra, ragazzi, non ci scherzate perché c'è rischio che vi prendere il cuore. Abbiamo dato la lista. Ciao Linda. Ciao Linda. Ciao Linda. Ciao. Non so perché mi vedete in bianco e nero, ma boh. Bella. È bello. Non lo so. Vabbè. Comunque. Ma io mi sono persa tutto, ragazzi. C'avevo... Mica nel gomito, poi diventa duro. C'avevo a che fare con, diciamo, come posso dirlo in modo elegante? C'avevo altro da fare, insomma, ecco, dai, diciamo così. Sì. Ragazzi, tu stai scorreggiando, Paolo. Abbiamo capito. Si vede dalla faccia. Cioè... Guardata lei. Infatti. Ogni tanto una gioia, cosa dice? Cosa dite? Certo. Io mai una gioia. Ciao Laura. Che cazzo, 4-6 anni fa? No. L'ho mandato 20 minuti fa. Che dopo morto caga mi addosso. Domani Linda riguardatela questa live perché era diversa. Sì, domani me la rivedo. Ci sono tutti. Anche lei come cazzo l'hai stampato. Guarda la candela, stavi bruciando il foglio, poi lo stappa più. Vabbè, comunque sì. Vabbè, alla fine lo spogliarello finale non c'è. Mica ho bevuto solo mezza birra, io... Mezza birra, l'ho bevuta tutta, ragazzi, mi vado a pills. Una. Non siete ubriachi abbastanza. No, ormai. I commenti di quello. Gesù. No. Però Paolo, una diretta da Sversi, cioè, poi io sono veneta, capisci bene che una diretta da Sversi bisogna pure farla prima o poi. Capito? Da Sversi. Da ubriachi, sei stato a posto. Ma Mike si è perso. Sì. Mike sta parlando al telefono. Mike è bene. Ma è caduto. Mike è veneto. Di Conegliano. Sta parlando di Treviso. Io sono di Padova. Ah, di Padova. Invece. Però dilli che sei mezza sarda. Più o meno. Sì, mia mamma è sarda, mio papà è napoletano. Oh. Sei in Veneto, cioè proprio un misto. Sì, io sono nata in Veneto praticamente. Tutte noi siamo nati in Veneto, tutte le mie sorelle e io, insomma, tutte qua. Ok. Quindi. Mi so Veneto. Chi è che dorme? Si so. No, comunque io dopo praticamente sono 5 anni. Paolo Cian, la voglio anch'io. La tazza di serie. La voglio anch'io.
No, cosa... l'hai regalata a tutti, a tuo fratello non la regali, ragazzi. Ma che una era. Cosa bevi con quella tazza? Monster. Grappa. Ah, Monster, mica. Ah, perfetto, pensavo alla camomilla. No. Ah, non la grappa. Con la tazza di Paolo si beve il Monster. Comunque, posso dire una cosa? Con questa cazzo di lampo si chiama Barbara D'Urso. Siamo più luminosi. Ma cazzo luminosi. Sai perché io ho regalato la tazza? Perché mi ha fatto una cosa. A distanza così. È la miseria! Guarda che puoi anche dirlo, Paolo, non è un problema. Non ancora. Puoi dirlo, non è mica un problema. No, lo so, non ancora. Ok. Non è ancora. Ah, ecco. Elena, girati un attimo. No, Elena, resta così, è perfetto. Abbassati. Già, ragazzi. È la prima che ho mandato. Forse. Sì, ma lei ha scoppiolito. No, no, hai comprato una stampante di merda. Funzionava fino al giorno che tu sei entrato a stampare i tuoi film. Al posto di prendere... Posso riprendere questi cazzo di olio extravergine burdi? Sta stampando ancora. Mamma mia, è un parto quella stampante. Cazzo. Ma è uscita adesso, l'ho mandato mezz'ora fa. Lascia stare. Da lista, eh? Ma è la connessione, ce l'hai attaccata al wifi, giusto? Sì. Ah, ecco. Vedi? È una connessione di merda. Poi c'è... Lo dovrei dire, tuo fratello che è nella connessione. Tu, già la insulti. Sei live, stai spurgando tutto internet che hai. E ci. Saluta. Sto stampando, eh. Ciao, saluto. Ah, volevo sentirti. Sono qua. Sono qua. Dai, sono io che sto ancora mandando. Paolo, quando venite a Milano? Io devo andare a farmi un tatuaggio. Paolo, vieni anche tu. Dove? A Milano, da Luca Arancio. Ma non d'estate? No, quando voglia. Mi ha detto di andare quando voglio, me lo fa anche di notte. Devo trovare io. Non lo so ancora, sinceramente. Sto pensando. Però è bravissimo. Voglio vedere un polpaccio o una caviglia di chi? Di lui. Lui è più giovane. Che cazzo c'è? Ah, Paolo deve far vedere una gamba. Ok, ho visto la spalla. L'abbiamo vista. La spalla, tira sulla maglia. La spalla, se volete il mio tatuaggio. Ecco. È una mongolfiera. Sono stato velocissimo, hai visto? Sì, più o meno. C'è un gatto sotto, no? Ah, è un mongolfiere che è caduta sopra un gatto. No, praticamente è... Vabbè, insomma, avete visto. Praticamente... Ma il gatto dove? No, non ce l'ho il gatto. No, l'ho detto io. No, praticamente io sono sempre stata una fan di Caparezza, ma si vede anche dei capelli. A parte quello, Non smetti di massaggiare il vibratore, mi stai facendo sesso. questa è una sua canzone, diciamo. Ah, okay, tatuaggio della sua canzone. È bello, però. Ma è a colori. Si vedono anche dai poster. Caparezza. È bravo, Caparezza. Ah, sei proprio fan saccanita. Sì, da una vita. Ecco perché capelli tuoi. No, vabbè. questi ci ha pensato il gene Terrone a farveli venire, però anche gli occhiaie, sempre colpa del gene Terrone. Ce li ho anche io, l'occhiaie. Anche tu sei Terrone, Paolo. Vabbè. Qui sono tutti Terroni, insomma. Sì. Terron. Esatto. Ma quanti anni ho, Linda, che non lo so? Che cosa? Quanti anni hai tu? Allora, io al 3 di aprile ne faccio 33. Ah, 33? Ma sai che 3, pensavo 3. Di meno? Come Gesù. Pensavo di meno. Esatto. Non posso neanche girare le candeline al contrario, quest'anno la prendo nelle ciapelle. Lo facevo anch'io, non ho bei tempi quelli. Io potrei farlo. 45, 54. No, io ne faccio 44 io. Anche tu puoi girare le candele.
tu non giri quest'anno. 44 sono. Beh, Paolo, però tu a settembre. Vuoi qualcosa di qua, Linda? Te lo mando. No, dipende. Dipende. Klaus. Bello, non lo voglio. C'è Klaus. No, è già occupato. Klaus. Klaus è già occupato. Porca loca. E niente, non so cosa è rimasto. Guarda, c'è tutto. Quella cosa rosa che hai fatto vedere un attimo. È frustino. Ah. Che tonata. Voglio la vergine in offerta, 3,50 euro all'inizio. No, non lo voglio, non ho bisogno. Gel generale, normale. Prima da vedere se mi hanno tolto la monetizzazione alla live. Ma va dai, per così poco. Io quando sono entrata, c'è rischio che l'hanno tolta. Sicuro, Paolo, quando devi andare a vedere. Quando sono entrata c'era la pubblicità, quindi no, è limitata. Cioè... Oh, 164 visualizzazioni. È limitata, però. Ma quante persone sono live adesso, Paolo? 22. Erano 22. 30, però. A quanto? Oh, Simon! 20... Ciao, Simone! Ciao, Simone! 22. Ciao, Simone! Io finalmente sono arrivato, ti volevo passare il gel anche a te in testa. Vieni, Simo. Simo, scegli il pezzo tuo preferito. Cosa vuoi? La Simo, te lo possiamo portare a casa. A Simo gli diamo questo. Ok. Questo l'ho detto, me lo tengo io. Stasera. Il treppiedi, no, il povero Mirko, niente, lo hai sfruttato tutto il video. No, non gli dai bravo, meno male che c'è uno che mi bravo, oh, bravo. Solo la candela, ragazzi. Io gli voglio dare tutto, cosa stai dicendo? Certo. Me lo metto tutti sopra il culo da solo. Cosa vuoi da me? Aiutami tu almeno. No, io stavo pensando una cosa, Mirko, scusa. Sta scherzando con quei gel, quei cose, perché non li prendi tu quei gel, se ci fai l'esperimento con, se c'hai la compagna, ci fai l'esperimento con la compagna. No, compagna, c'ho una badante, la moglie. Basta. Ah? C'è la badante ucraina. La badante ucraina. La badante ucraina. La badante ucraina. La badante, no? La badante ucraina, Dio mio. Sì, sì, solo qualche cosa. Sì, ma è in offerta olio extravergine 3,50 euro perché sei 3,49 al litro. Quando vieni ti regalo il portachiavi. Voglio farlo anche come microfono. Sì, ma devo andare a testa. Allora, no, dai, no, dai, facciamo finta. Cazzo, lo vende a chi? Dai, io, chi è che lo prende una cosa così? No, 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 lo uso come io avrei un suggerimento. La fila polvere domani. Mannaggia, io non sogno più. Ah, sì, Simo, se vai in piscina, la testa. Cioè, ma sarebbe un caffè. Sarebbe un cappello, un cappello un cappuccio per la capocchia quando ha freddo, che starnutisce troppo. Ah, ho capito, bene, ottimo. Giustamente se giochi con la badante, ma è una signora anziana, non fa. Anziana. Attenzione, che ti acchiappa, amico, ti fa mau. Attenzione alla signora anziana. A chiappo ti fa gatto. Non scherza, Mirko, che dopo fai furore. Te fa furore, gatto. Attenzione. Fai furore. Mi raccomando. E te chiappa. Però non fa male. È più quasi piacevole. Dipende dove ti frusta, Paolo. No, ma non frusta. Vedi che hanno fatto che no. Ti frusta. Hai provato tu, no? No, tu me l'hai fatto nel braccio e mi hai fatto male. Dai. No, è una cosa strana, non fa male. Ma non uso sulla schiena. No, lo porto. Non fa male, Paolo. Lo porto domani per Klaus, Marco. Sì. Sì.
lo prendiamo per il culo. Quello è un timbro. No, no, i timbri no. Dai, per favore, no, uno bellino. No. Uno, uno. Paolo Channel. Ah! Ma dai! Ma vieni! Quando ti dicono se sei una testa di cazzo, no, ma di cuore. Ah, di cuore. Testa dai, di cuore. No, no, no. Dai. Ma cosa te ne fai dei cuoricini così? Per le cartoline. Pensa che te lo mettevi nel. Oh, Mirko, madre, cosa lo metti sotto? Bascia Berti, si fa le cartoline, gli piace fare le cose, le cartoline, va bene. Le cazzoline. Oh Paolo, gli piace fare qua. Ho capito le cazzoline. Guarda, metti sulle cartoline, va bene, gli piace, metti i timbri. Anche a me non piace capito. Mettere i timbri. Immagino. Le timbro tutte. Lascia il marchio. Lascia il marchio. Mi sta guardando mio fratello, e non sei contento? No, no, io sto guardando un film, non sto guardando lì. Cosa, stai guardando Netflix? Sto guardando una serie. Scemo più scemo. Oh, vai a fare. Tu mi torni o non ti devo fare? Io stavo pensando a Marco. Mirko per davvero. Adesso ci manca pure il canto mio. Ci sta giocando con quella cosa. È quella buona donna che ha appena cosa così sbagliata. Anche poi sogna brutto, Mirko. Ah, ok. È vero, ma io non c'è problemi. C'è gli incubi stanotte. No, no, io faccio da qua, vado a fare i gelati, altro che. Mirko, ti prego, sacrificati. Eli, è vero, ti deve sacrificare. Mi fa proprio di stile. Mi basta pagare anche 2 euro. No, che cazzo è un'altra birra? Oh, sono 100 kg, non bevo bene. Ma Roberto, sì, Barbara, l'ha acquistata Mirko. Povero Mirko, ma dai, porà. Poretto, no. Ma Roberto, forse no, 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 scherziamo. Povero Roberto, no, poretto a me, no, Mirko. Barbara, poretto a me, non Mirko. No. Roberto, tu sei anche su Telegram? Roberta, sei su Telegram? Sì. Aggiungiti a Paolo, Channel. E lei c'è già sul gruppo. No, ah, ok, lei? Ci sono arrivato adesso che è lei. Quale di chi è? Ah, io, le vibrazioni. È Lillo. Ah, Sono Lillo. Grande. Tantissimo. Lillo. Io sono anche su Telegram, sono sul gruppo Telegram. No, comunque è bello sul gruppo, Paolo, simpatico. Mette video interessante, adesso c'è manca il video erotico, anche che passa su risate, visto tutti i termini che corriamo, ci vuole pure il video erotico, non stamatizza un popolo. Aspetta, sta attento, speriamo che non ci passa le conseguenze, Paolo, questo video. Con si chiama? Adesso arriva con il YouTube, perché YouTube fa bloccare i video. Qui, no, lì, scivola. YouTube? Ma che YouTube fa di qua? Oh, Mirko, questo così. Adesso poi cose più bene. Mi sto lavando la cappella. Sì. Sta bene con l'olio. Disegna dei capelli. Come Silvio, no, che sei capelli di disegnare. No. Oh. Oddio. No, quello... Paolo, quello non c'è scherzare, quello va per la schiena. Sulla schiena quando uno ha mal di schiena. Ma lo metti olio bollente a 90 gradi o olio normale? No, l'olio normale, glielo metti sulla schiena, a una persona gli gusta. Ma io che soffro in mezzo schiena a volte metto l'olio. Metto l'olio e poi lo frusto, così è. No, poi gli fai male. Come piace così. Tanto l'ha fatto mamma, tu non no, lavo io adesso. Ah, ok. Quindi mi chiedo, perché toteli do. Pulito. Allora, Mirko, allora prima l'olio, poi il frustino e poi il vibratore, capito Paolo? Sì, poveretto. Paolo, Paolo, sdraiare.
Ah, poi le palline per ultimo, sì. Il pasto sopra con le ginocchia. Guarda, però. Spiega cosa abbiamo qui davanti. Un troiaio. Le poi sempre io. Eh beh, la live è tua, io devo come le coppie. Cercati anche tu una badante. Vicino ai coni gelati metti anche un pipolo, così in omaggio 10 gelati e un pipolo. Mirko, vedi che sta già facendo pensieri sconci. Mirko, dai, facciamo una colletta, coraggio. Una colletta? Sì. Laura, dai, ti paghiamo. Per cosa? Ma sul fondo schiena. Per la badante? Oh, vabbè. È una certa. E C, domani vengo a lavorare con te. Ah sì? Ti aspetto, vieni. Mica, sembra che ti hanno dato un pugno in fronte, Paolo. Ah, ma c'è ancora? Ma no, Mike! Eh? Ah, Mike può parlare veneto adesso. Ma dov'è? Ah. Attacca il microfono, Mike. È lui che deve... Vado a togliermi questa cosa dalla testa. Mike, parla in dialetto. C'è Linda che è veneta come te. Ciao, ostia. Linda. Buonasera. Ciao. Buonasera, aspetta che mi sono incastrata qua col file. Okay. Vogliamo sentire il dialetto veneto dal vivo. Cosa se che te vai, ma cosa se che te vai, ma tasi un piasio, trai sempre di acciaccoare, sempre che io tirar che a bocca, ma tasi un piami, non so, ma varatti, cosa che mi tocca sentire. Basta, fine. Anche Marco lo parla veneto. No. Lo capisco, dopo tanti anni lo capisco. Beh, ogni dialetto c'ha le sue comunque. Sono tutti belli. Da dove? Io sono di Padova, come tu ben sai, vicino all'Islanda. Padovana. Non lo sai che Padova è vicino all'Islanda? Certo. Ecco. Perché? Raccontateci cosa vuol dire. Praticamente anni fa era uscito questo bambino dallo Zecchino d'Oro che... Ah sì, l'hai visto anche tu Marco quel video, no? Il bambino che aveva... Sì, anni fa, fa conto, boh, forse un 25-26 anni fa, era uscito questo bambino allo Zecchino d'Oro di Vicenza. Ok. E praticamente Ciro Tortorella gli ha chiesto, a parte tu dove sei di Vicenza? Cosa c'è a Vicenza? Lei Luci? Ah sì, Natale, sì, bla bla. Quello e dopo un certo punto mi fa, ma sai che, scusate ragazza, mi stava strozzando con l'auricolare, ma adesso arriva una bambina dall'Islanda, ma sai dov'è l'Islanda? E lui, è molto lontano l'Islanda, è vicino a Padova. Sì, sì, mi ricordo. E quindi ormai quando dico che sto a Padova dico che sto vicino all'Islanda. Mi ricordo. Ormai è diventato... Non ho più seguito, non avevo dovuto fare altre cose, ma troppa gente, non capisco un tubo. Zio Kanz, anch'io. Sapessi lui. Zio che? Ostia non mi conviene. Sembra un serial killer, vero? Sembra una serial killer. No, che cazzo ti sei messo? Sembra profumo. In testa te lo sei messo, profumo. No, il sapone. Ma non è andato via completamente. Ma si deve preparare per la nottata con i vibratori, Paolo. Paolo, guarda che va a dormire, fa poco, Paolo. Che dopo domattina, Paolo, lavori? Mi sta facendo paura. Non dormirei tranquillo io. Ma Paolo, manca un vibratore, dove l'hai messo? Si è seduto sopra, dai. Visto che rimango Paolo, dove le nostre? Tiralo fuori. Paolo, girati, vogliamo vedere il vibratore. L'ho visto che arrivato, si gira, stava si camminando male. Capiamo per tutto subito. Sono tutti sul tavolo. Sì, certo. Crede che... Io sono sicura che è quello nero. No. Mi mancava la parte di Islanda. Ah, l'hai raccontata? Sì. Ma vattene a cercare su YouTube, ti pieghi dalle risate proprio. L'ho già visto, cioè... il video del bimbo, l'ho già visto. È famosa. Sì, l'avevo già visto, sì. Ormai è un tormentone. Chissà quanti anni ha, com'è grande adesso. Adesso avrà una trentina d'anni più o meno all'incirca.
Forse la mia età? No, di più? No? No, la mia età, sì, perché non mi ricordo, mi pare che di averlo trovato su Instagram, ho detto no, veramente, ora sono andata a guardare, sì, più o meno alla mia età, all'incirca. Sì. Ma è Mike, lui è qua. E Mike è qui. È un bambino. Paolo, cosa te ne fai con tutti quei giocattolini? Se li mette tutti i super, dai un po' a Mirko. A Mirko. Che no, lui. Io. Che cazzo, no, li vendo domani al chiosco. Ah, bello. Le nutelline. No, Paolo nasconde quella cosa. Tre coppe in più il giocattolino. Eh sì, lo regaliamo. Dai, gelatino e cosa, bravo. Ci sta. Una coppa un po' più grande, come si chiama? Il rabbit, questo qua. Esatto. The rabbit. Facciamo un paio di story su Instagram. E via. E dopo domani chiudiamo la gente. Non viene più nessuno. Oppure aumenta il coso. Esatto, magari da dopo è fila che arriva. Sicuro. Fino... Facciamo un altro tiro di dadi? Sì, dai. Allora. Ma come però di bene, se non si riesce a leggere. No, dai, che... i peli, che rosa. È uscito cucina? Uh-huh. In cucina? No, il culo. No, rifacciamo, di nuovo quello di prima. Ancora? Sempre quello, eh. La pancia? Ok. Trovi nella pancia. Oddio. E le cale la pancia, in cucina. Non mi piace, ritira di nuovo, non è bello questo, la pancia, questo è leccare, no? Non si vede una ciola, io sono non si vede una cippa, sì, comunque è leccare, sì. Lecca. No, ciao Paolo, io vi saluto. Ciao, buonanotte a tutti, baci, abbracci, ciao Roberto. Qua si dice baci, abbracci, spuacci. Da noi si dice baci, abbracci, ma incapaci. Mamma mia, ho tutti. Le tue facce mi facevano morire, Elena. Ti prego, non ne potevo più. Ma chi è? Allora, che scriveva sotto. Scusa delle parolacce, ma non ne potevo più, giuro, di cuore. Ero lì. Ma chi è Paolo? La conoscete? Sì. È nel gruppo Telegram nostro, la signora. Mamma mia, porella. È la signora in giallo? Signora in esatto. Giallo. Esatto. Mica ce l'hai fatta, ragazzi, ci sei arrivato. Lo so. Sto facendo lezioni. Dai, già mi è spruzzato la Franci! Ciao Franci! No, come ti sei addormentata? No! No, cosa ti sei persa, Franci? Ma no, Franci, tu che sei capito in testa, Franci! Come si fa? Senza animo. No, ti sei persa delle scene più belle. Quindi accendi. Mannaggia. Non funziona più. Ecco, il problema è stato qualcuno bello. È caduto. Chi è caduto? Elena. No, Elena, sali. Sali. Ci sono anche le istruzioni per l'uso, Paolo? Come? Ci sono anche le istruzioni per l'uso? Sì. Sì, è lui. Il... E poi fai così. Che schifo. Non mi frusta bene, Paolo. Così ti devo fare la Ah, è caduto anche... Che cazzo sì, succede? Ma frusta bene, Paolo, perché non si capiva niente prima. Dai. Così Franci lo vede come funziona. Dai. Devo fare la... No, tu fai il frustato e Mirko ti frusta. Mirko! Perché questi giochi? Mica sono pieno di. Dai, Mirko, dagliele! Le do! No, dai, mettete 90. 5 euro frustata, avanti. Cioè? Mica sono pieno di frustata. Dove cazzo è la base? Allora, fate la super chat, 5 euro e mi frusta. La super cazzola. Mandate 5 euro. No, così le prendi tu. 5 euro a Mirko per ogni frustata che ti dà. Ah, io li prendo. Certo. Io li prendo, va. Certo. Una. Veramente io dovrei essere pagato.
È vero, pieno di gel dappertutto. Mica, veramente. Stanotte scivoli. Ragazzi, rieccomi. Ciao Ele. Ciao, sei Ele. Caduta. Ero caduta, ero caduta. Francesca, cosa vuoi? Voglio per di dietro, per davanti o... Questo lo metti così, così non ti scivola, capito? Lo stringi, lo tieni e ti affrusti. Beh, puoi farci anche il doppio uso volendo invece della frusta, eh. Basta che giri. Tu mi hai rotto il cazzo con un cazzo di vibratore. Questo non è un vibratore, è un massaggiatore. È un vibratore, no. Ti puoi massaggiare le palle, che cazzo è? È diverso. No, è stata pagata una frustata, Mirko, dammi. Mi ha dato un euro. È una frustata dai, piccola dico. Però, eh. Ma allora è piccolo, un euro neanche mi metto. Allora, così. Ma cosa sta? Per un euro, per 10 euro faccio così. Offro un euro. Cinque. È tutto piano base. Va bene, un euro, grazie. Cioè, tu con quel caso... C'è come, la crisi. Stavo dicendo, non è un vibratore perché non oh, è... Oh, ragazzi, ci sentiamo. Ciao, Mario. Ciao. Ciao Mike, ciao. No, buona Mike. Continuazione. Grazie, buonanotte. Ciao, ciao Mike. Ma se li metto vaselina, questo ti fa meno male. Lo metto quell'anale e fa meno male. Fatemi togliere il gel perché... Paolo, cosa ne hai fatto di quello col diamantino? Confessa. È quello che non troviamo. ci sei seduto sopra. Andate, no. La scusa, vado in bagno a pulirmi la testa e tornate con la testa ancora sporca. Eh sì, qua, è il diamantino. È la... Bello lindo. Però poi con quegli anelli... Sì, esci così. A Klaus. Che Klaus non lo usa come anello. Questo non lo so. Stanno chiedendo a cosa serve il tre dita rosso. Il tre piedi. Questo è per fare i massaggi. Sì, massaggi. È un massaggio a palle. Palloni no, da ca- perché... Ecco, esatto. Sì, perché le palle. C'è, le... Aspetta, guarda. C'è varie. Aspetta. Una aspetta. Fate vedere bene. Una palla la metti qua. C'era. Una palla la metti qua e ti fa così. Allora provo dopo. Però non ci entra nella live. Vabbè, è vero. Non sento male. Dimmi, Eli. No, stavo parlando con Franci. Entra nella live, Francesca. Ah, vuoi entrare? E non si dirì, ma metto il link qua. Non l'ha mai fatto. Mai fatto. Lo so, però. Ragazzi, 5 minuti e vado anch'io. Sì, che palle. Anche. Domani loro vi aspetto al museo, Paolo. Come? Vi aspetto al museo domani. Bene. Veniamo nudi con le mani in tasca e con i vibratori. Pieni d'olio. Diciamo d'olio. Pieni d'olio. Paolo, soprattutto. Io sono già pieno dei timbri. Ho già il timbro per entrare. Infatti. Che c'è in discoteca il timbro. Capita, sono stravaccata, stravaccata a letto il vabbè, ma entri come me, Franci, senza cioè, senza farti vedere. Anche lei è stravaccata nel letto, vero? No, sono sì, praticamente sì, sotto il piumone, sì. Anche io ho il piumone. Anche adesso mi alzo, mi fumo una sigaretta. L'ultima sigaretta me la fumo. Paolo, ma che ci fai con tutte quelle cose? Ma Franci, ti sei persa una spasimante di Paolo. Ciao, buonanotte. Notte, Barbara. Che tutta la sera, duco io. Le sue facce facciano morire. Ecco. Però su Telegram non è che scrive molto, No, meno male. Meno male. Salute basta, vero? Però mi fa ridere, dai. A te ti ha fatto ridere, Paolo. A me sì. Ok. Questa è la porta di Elena che va a fumare. Io sì, è la mia porta, perché sono sul balcone a fumare. Paolo, mandami una bottiglietta d'olio ad Elena. A me è vino. No, il bottiglia abbiamo trovato. È vero, quale Elena? La mette sulla porta. A Elena per la porta, no? Ah, esatto, abbiamo trovato il copribottiglia. Ecco, però allora, ma no, voglio c'ha la coda.
Anche Paolo, questo, tira fuori il diamantino. Diamante. Davvero si è perso il diamante? No, io non l'ho messo da una permessa, sento le mani in piene d'olio. Ma perché dove ci vuole? Paolo, caccia il diamantino, tiralo fuori. Girati, Paolo, che te lo becchiamo. Eccolo. Paolo, vai Paolo, nudo. Guarda che schifo. Dai, passa di quello, che schifo. No, ma io butto tutto. Che cazzo, fa schifo. Quando te lo togli dal cazzo, come fai? Mi fa schifo, non lo tocco più. Boh. E che cazzo c'entra? Non è che vai a toccare gli altri, è una cosa di gomma, eh. Dai, signori, vado a nanna anch'io, signore e signore. Sì, buonanotte. Adesso rimaniamo qua. No, alla prossima. Ciao Marco, buonanotte. Ciao a tutti. Paolo, tienile che vengo in Germania, le proviamo, va bene. Brava Francia. Siamo in coda, cioè. Allora conservo tutto. Sì, Paolo, c'è la fila, Franci. Mai poi. Lui deve lavorare. Anch'io, un po' tutti. A che ora tu, Elena, PC? Io inizio alle 9 però domani, però... Io alle 4. Una pizza? Alle 9? Sì, inizio alle 9, non faccio una settimana, le mattine, pomeriggi, e va di settimana in settimana, e la successiva faccio i pomeriggi e le sere, lo sai, Paolo, fino anche alle 23. E tu, pizza? Alle 4 del pomeriggio. Ah, vabbè, dai. Ma domani allora mi sono pensata che vuole il pranzo perché è ancora da solo a casa. Ah, ok. Paolo, domani libero? La domani libero, sì, Simone. Sì. Domani cosa fai domani, Paolo? Si frusta. Questo è giochini. No. Se giovedì non lo sentite perché gli è entrato troppo in fondo. Sta tutta la mattinata cattivo che sei. Sta tutta la mattinata a testare i vibratori, Paolo, domani. Aia, cazzo. Smettila di picchiare il povero Mirko, basta. Ah, se non picchia lui va bene. Basta? E certo, lui può. Ho paura. Dai, portati via la frusta, dai, per Claudio. C'è lecca, Paolo, lecca. No, mandatela a Roberta la frusta. A Roberta? Voleva la candela? Dai, da un giorno è finita la candela. Domani provo tutti i giochini. Intanto c'è da pulire qui perché Mirko ha fatto un cazzo. Sì, è Filippo. Filippo lo porto indietro. Ah, Filippo, lo lascio con te. No, Filippo mandatelo a quell'altra. Il cannellino, mamma, come l'avete ricordato sulle manette, fantastico. Bene, eh? Questo qua ci sta bene, ma dov'è l'accetto? Ah, qua l'accetto glielo metto. Poi ci penso io a sistemare tutto qua dietro. Io c'è un casino, veramente. Portafoglio. Cazzo, ne hai 20. Ma perché mi stufo e lo cambio sempre. Smettila. Dai, siediti qua, dai. No, adesso vado anch'io, dai. Saluta Filippo. No, c'hai freddo? Filippo col cazzo piccolo. Sono 6 gradi. Magari ce li avessimo qua. No, ma sono di più adesso. Sì, meno 2. No, siamo caldi stasera. Sì, 3 gradi. Va bene. 7 gradi, guarda. Adesso? Sì, perché è venuta l'aria del 8 gradi. Sì, ma in casa, no? Io ho visto che c'ho tutta la macchina da nero, è diventata rosa, cazzo. Veramente? Mio. Ma Monaco era tutto giallo dalla sabbia. Ah, è vero. Strano vederla qui. Vabbè. Vabbè, ragazzi, vi saluto anch'io, dai. Adesso siamo in 25. La prossima? Hai visto? Bianco, sì, il vibratore. Eh? No, Franci chiede se qualcosa di anche un vibratore. Fatto. Se esco così la signora cosa si ucciderà? Il cane comincia a bagnare. Non la lascia lì. Possiamo fare un pacco. Ah? No, li lasciamo l'olio lì. Poi se lo metto. Magari lo usa col cane. Buonanotte. Ciao, Laura. Ciao, buonanotte, Laura. Vado anch'io, ragazzi. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao. Buonanotte.
Ciao. Un bacione, ciao, alla prossima. Ciao, ciao Elena, ciao a tutti. Ciao. Dove te lo metto così grande? E dove te lo metti così grande? Sapessi. Paolo, ne sa, sa nascondere nei posti più nascosti. Io non ho messo niente. Non ho messo niente. Ciao Stefi. Questo me lo sono portato via. Ok. Come faccio con una nave con 26 persone che ci guardando? Mica due ore siamo qua. Cioè, sì. Dai, vado. Dai, ti accompagno? Beh. Attorno subito, dai. Ciao ragazzi. Ciao, Marco. Ciao, buona serata. Ciao, Marco. Grazie. Ci stanno abbandonando. Paolo, è risparito il diamantino, occhio. È risparito il diamantino. No, ha lasciato tutto. Ma poi non c'è più, però. Ma eccolo, tu sai, ho detto io. È per terra. Ah, che risate. Mamma mia. Te l'ho detto che non ne uscivamo vivi. No, ma non mi aspettavo quella cosa. Mamma mia. Ecco. C'è Francesca ancora? Sì, eccola. E lì sta scrivendo. È successo un altro guaio, perché è caduta tutta la candela, si è rovesciata. Su cosa ti sei rovesciata? Sul PC? No, sul telecomando e sulla scrivania, dai. Allora, no, fai una roba, lasciala stare adesso. Domani, quando asciutta, mettici sopra... Aspetta, se no non capisci. Mettici sopra un pezzo di carta a forno, ok? Poi passaci sopra il ferro da stiro. Leva la carta, vi invia tutto. Davvero? Ok. Okay. Sì. Carta forno prima, no ferro da stiro sopra. Carta forno. No, ok, però ti ricorda, te lo chiedo di nuovo. Sì, ok, me l'ho scritto su Instagram, ti chiedo di nuovo il procedimento. Questo è per Francesca, non l'ha visto. Susi, tanto ormai la live è demonetizzata. No, tanto ormai Roberta se n'è andata, quindi puoi farlo vedere. Sì, posso far vedere tutto. Ai, ai. Mamma, ma dove l'hai presa quella tizia? Scusami, Ma ci segue su Telegram. Sì, ma io non ho mai visto una... ma non sei su Telegram tu. No, tu per l'amor di Dio, sapendo che ce l'hai, adesso mai più ci verrò. Ma per favore. No. Ciao Andrea. Oh, signora Andrea, grazie. Oh, grazie. Noi ci siamo esauriti. Con tutti questi oggettini. No, più che gli oggettini è stato qualcos'altro. Dai, lo so. Ci siamo divertiti lo stesso. Sì, sì, dai. Sì. Comunque va via subito, lo sai? Che cosa? È il liquido della candela, perché non diventa duro questo. È tipo olio. Guarda, per sicurezza domani passaci un po' di sapone del piatti o qualcosa di neutro, così vien via bene. Ciao Andrea. Ciao. Franci! No, vabbè. Vedete che sono qua al buio. Sì, guarda io come sto, scusa. No, aspetta che accendo una luce, se no sembro morta così, cazzo. Ma no, dai, non sei morta. Ah, no, va aspetta bene. Aspetta che accendo un lumino. Il lumino. Lumino. Ciao. Partiamo con la cosa. Ciao. Ma scusa, la live con te la Franci ne vale anche la pena fino alle 3 di notte. Sì, penso, se c'eri dall'inizio, mannaggia. Mi sono addormentata perché non avevo dormito la notte scorsa. Le gambe anche tu? Sì.
Yupi. Ai ai. Anche te? So, no, Andrea, sempre, gli oggettini. Sempre su Instagram. Gli oggettini mi ha fatto esaurire, a me. Ma scusami, Paolo, ma cosa cazzo? No, aspetta, perché devo essere, non devo dire le parolacce, perché non sono nel mio canale. No. Non diventa duro la candela. No, 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 aspetta che mi metto comoda, perché allora aspetta, perché devo parlarti. Bene, che aspetta, che non mi ricordavo più che c'ho sta fare qua, cazzo, l'ho pure comprato. Questo è la Rilla mignotte, quella piccola. Dai! Quella, ecco. Bella. Mignotte Rilight. Però io non mi vedo perché la vabbè. No, allora Paolo, facciamo un discorso serio, Paolo. Ok. Cosa cazzo ne fai di tutti quegli affarli? Ma nulla. Cosa vuoi che me ne faccia? Se li vendi su eBay, me lo dici? Te li mando, non sono usati. Io mi tengo due cose. Usati, non sono proprio nuovi, dai. No, ma li hai pure usati stasera. Ma ci abbiamo giocato, non così, con le mani. Vabbè, dai, c'ho qua la mucchina, posso dargli una. No, io mi tengo. Questo qua è bellissimo. Cosa fai, massaggi? Aspetta, perché altrimenti chi viene dopo di me non mi riconosce. Stai fermo lì. Andrea, veramente. Stai fermo lì perché. E che cazzo? Ci vuole il cerchietto adatto. Guarda quanti fazzoletti, sembra, chissà cosa abbiamo fatto. Chissà cosa avete fatto, Paolo, ti prego. Paolo, Andrea. No, dai. Mettiamoci questo. Ecco, mettiamoci questo, va. Il primo che ho trovato. Ma è che sono addormentato. Adesso sei ma... Ecco, perché altrimenti non mi riconoscono chi viene dopo. Ma oggi dovevi mettere quello a tema. Ma è che ho cominciato ad addobbarlo, no? No, non è pronto. Ho cominciato ad addobbarlo. Ma sai che non lo trovo più? Ma sai che non lo... Ho cominciato a mettergli fiocchetti. Gli avevo attaccato la barbetta, la roba, ma si è staccata perché ancora devo comprare. Non l'ho visto nei video. Ma devo ancora farlo vedere. Ma dove cazzo è andato? Non c'erano bambini dentro. No, vabbè. Aspettate che arrivo, fermi lì che lo cerco. Eccolo! Per dire, Allora, tanto ormai di cazzi ne hai fatti vedere tanti stasera, uno in più, uno in meno. Eccolo qua, guarda. Questo è il cerchietto giusto. Ecco. Eccola, fantastica questa. Eccolo, vedete che ho cominciato ad addobbarlo, gli ho messo il fiocchetto. Dov'è il fiocchetto? E gli devo attaccare anche le altre cose, però non ho la colla a caldo. Però io ce l'ho sempre questo dietro la live. Sì, ma non col pannolino le manette. No, così. Ma lo puoi avvicinare che non vedo cos'è? Ma cos'è? È un... Ma che cazzo è? Un pacchetto, forse. È proprio quello! Poi adesso l'abbiamo addobbato io e Mirko. Ma io pensavo mi prendevi per il culo, pensavo fosse un gatto. No! Non è un gatto. Ma è un cazzo veramente! Sì! Ma è famoso, lui è Filippo. Ma Paolo, ma c'è qualcosa che non mi hai detto? Ma no, me l'hanno regalato a compleanno. Dicono tutti così. Dicono tutti così. Nessun segreto. Me l'hanno regalato al compleanno, non volevo. Io non lo sapevo, non c'entro niente. E intanto... Comunque, dopo stasera, vediamo quanti iscritti ho, 1.500 secondo me.
no, sono aumentati ancora, 3017, l'ho fatto. Vedi. Comunque la live è diventata gialla, ma non fa niente. Come gialla, in che senso? Monetizzazione limitata, c'è scritto. Beh, logico. Sì. È come quando... È come quando... Non è... È come quando io, è come quando io faccio le live e ci metto dentro qualche cazzo di troppo e me la mettono gialla. Ma giuro, me la ritrovo, me la ritrovo sempre gialla. Con le live non ho mai preso perché... Ma è colpa mia, ho detto parolacce. No, sì, ma poi con le live, guarda, con le live si guadagna pochissimo. Ecco. Anche quelle verdi non va bene. Perciò sei dimagrita un sacco, eh. Sì. Sei tantissimo dimagrita a guardarti in faccia, tu direi di no. Guarda, domani esce un video, ti consiglio vivamente di guardarlo. Ah. E non dico niente. Oh. Non importa, sì, stai mettendo tutto l'impegno, quindi chi se ne frega. E non dico niente. Non sono mai troppi. Amore, così vuoi? Come non è papà, il cerchietto. E c'è chiesto, carottina? E tu pensavi che fosse papà? Vuoi salutare tutti? Aspetta che accendiamo qua, allora. Siamo in tre, però. Accendiamo questa. Ciao, Lapo. Ma ci aiuta. Vuoi un giochino per Lapo? Dai! Cattivo! Cos'è? Lascia perdere, cos'è? Ma cos'è? No, ma... Avvicinalo! signor, allora prendi uno, prendi... dall'anello ci metti, infili dentro un pezzo e l'altro va da un'altra parte. Ma io le ho mai viste queste cose qua, sì che di cazzo me ne intendo, però giuro che queste robe qua non le ho mai viste. E sì che sono intenditrice, però giuro, non l'ho mica mai viste. No, ah, lì... ma quello lì ce l'ho io. Quello come lì, ce l'hai? Quello... Ma non sì, è quello per la pulizia del viso. No, non è quello. La pulizia del viso. Cos'è? E questo è, non so come è un aspiratore. Però. Un aspiratore. Paolo is the new cicciolina. È un aspiratore femminile. Che io non voglio accenderlo perché sì. Non sono riuscito più a spegnerlo. Ma io lo voglio, però. Ma come io lo voglio? Scusa, ma io lo voglio. Ecco, si è acceso. Paolo, ti pago, me lo mandi? Non so se riesci a leggere il messaggio, l'ha scritto Andrea. Ecco. Quello è un aspira Clinton? Sì. Clinton. Più o meno, sì, quello. Giovanni, eh? Ma sono dentro in una live dove fanno vedere... Ah, è tuo figlio. Non è mio figlio, ma ha chiesto Coco... Dile di non spaventarsi. Eh? Dile di non spaventarsi. Ma figurati. E anche questo c'era... E quella cosa lì cos'è? E questo è per fare il solletico. Alla sì, partner. Ma non in faccia al solletico. No, dove la c'è? Ma sai che sembra un affare di quelli il zucchero filato? No, zucchero filato. È vero. Ma è il giochino per i gatti. È anche un giochino per i gatti. Ma invece che cos'è? Fammi capire. È per fare il solletico. Oh madonna, ma io gli do una botta se non mi fa il solletico con quell'affare lì. Ma per carità, no. Però io c'ho questo, se ti interessa. Aspetta. Però io c'ho, visto che te fai vedere, io c'ho questo, se ti interessa. È per i tagli, però. Ma è un tosa cani? È per i calli, vedi? Ah, per i calli, ho capito, per i cani. Per i calli? Ah, ok.
C'ho solo quello, mi dispiace. Sei te il pervertito qua, capito? Ormai. Io. Ce lo siamo cercato. Ma tutta quella roba lì la metti dietro in esposizione? No, no, questa no. Lui sempre, lui ci sono affezionato. Adesso, ma quello lì veramente è una cosa bruttissima. Come? Così carino. Cioè, ti giuro, ma sembra, ma non lo, ma c'ha pure gli occhi, ma quello, sì. C'ha... Così sorride, aspetta, ecco. Ma quanto è brutto quell'affare lì, mamma mia. Anche perché non si capisce cos'è. Cioè... Un po', può essere tutto, può essere anche un... Così gattone. Sembra un bambino che gattona. Sì, è vero. Sembra un bambino che gattona. Però a dirla tutta così pervertito non ti credevo. Sembravi così tanto un bravo ragazzo. Cioè, giuro, invece veramente sei... No, era roba per ridere. Ma veramente... E quanto l'hai pagato sto calendario dell'avvento? Tanto, no, fa ridere, ma 69 euro. Ma insomma, non so se tu hai visto quando ha aperto il calendario Issima. Sì, sì, l'ho visto, l'ho visto. E quello costa quasi, uno costa quasi 200 euro, No, aveva robe più grosse. Sì, ne ha aperti due, uno costava sì. Su 200 euro il calendario dell'avvento. Una roba, perché io ho trovato oli, gel, che costano... E quella roba che cos'è, l'olio? Olio da massaggio. Beh, guarda, mai che vada, lo usi nella friggitrice ad aria. Ho pensato. Un che vada. Mai che vada. Sono due gel. E quella roba lì? Un gel per dietro, un gel per davanti. Uscigno, ma... E poi e dopo questo carino e poi c'è il pezzo controverso che io insisto che in un modo questo vibra. Ma che cos'è? Questo è un massaggiatore, un piccolo massaggiatore per i buchi. Signora. Cos'è quello controverso? Quello bianco che mi... Allora, Mirko dice che i puntoni vanno fuori, io ti dico che vanno lì dentro. Ma allora, che puntoni? Ma cosa mi sono perso stasera, guardate. Il cappuccio. Quello lì è un mouse, no? I puntoni vanno lì dentro, quello lì è un pezzo maschile. È no. Gira questo. Mamma, ma che cosa? Guardando il video. Ma così dici? Sì, dentro. Perché ti spiego, quello vetto lì è un'invenzione coreana, esatto, proprio in quel modo. Ma per fare per pulire, per no, fare cosa? Ci si mette dentro una cosa. È un cosa? Indovina. È un cappuccio. Beh, quello no, perché è troppo grande. Invece ci va quello, perché l'elastico diventa lungo fino a qua. Si è addormentata Eli, ma no, ma ti mando il video, è come ti ho detto io, gli spuntoni sono all'interno. Quindi questo va dentro. Esatto. Cioè, facciamo se ti rimane dentro? No, è lattice. Ma non dentro che dentro. Senso? No. È dentro. È dove dentro anche te, scusa. No, non è che lo devi mettere dentro. No, è un uso solitario quello. Ma difatti io pensavo fosse tipo un profilattico che lo mettevi su e dopo. No, e lì sarà No, aspetta, perché io devo capire. Okay. Cioè, aspetta, lo metti e fai. Che cazzo fai praticamente? Ti masturbi con quell'affare lì? Scusate. No, sinceramente non lo so. Secondo me... Non so come dirlo. Provo a spiegarlo in maniera delicata. Secondo me non è per un solitario. Un video degli usi costumi un po' hard in Corea. E quella è un'invenzione coreana. Apri l'ovetto, tiri fuori quello, ci va dentro il gel... Va messo sopra un qualcosa e fa avanti e indietro.
Oh, Paolo, prova stanotte, dopo domani fammi sapere. domani faccio il vlog. Oh mio Dio. Domani fai il vlog e facci sapere come è andato. Sì, ma magari ti vediamo tutto pimpante e felice domani. Chiedo informazioni, poi non lo ti so. Mando un video, dai, te lo cerco, te lo mando. Sì, è strano. Poi c'è questo, se ti interessa. Ma io non, ma come mai a me mi si è bloccato tutto, anche a voi? No, ogni io tanto lo faccio. Ti blocchi tu ogni tanto. Aspetta, la voce continua. Ci siamo persi la Franci. Adesso vedrai che. No, vabbè, è questo pezzettino epico, Guarda, ne valeva anche solo... Ai, sì, se c'era prima. No, avrebbe fatto... Se c'era lei, Andrea. Ah, ecco, forse c'è. Eccomi, adesso sono rientrato. Ho la linea che non va. Cos'è che mi stavi facendo vedere? Ah, questo. Piccolino. Oh, ma che cos'è? È sempre di davanti o di dietro? Quello lì però va tenuto e l'uomo... Esatto. Paolo, mandami il video del tutorial. Però c'è da divertirsi. Comunque io non leggo la chat, dunque se scrivete qualcosa io non leggo un cazzo. Non so come... ma qua c'è la chat! Sì. No, clicca su commenti. Commenti, ma guarda qua. Ah, eccola. Si muovono anche, ecco. Però non mi vedo più me. Vabbè, so come sono fatta. Mandami il video del tutorial. Il commento comunque. Antisucchio dietro, Però siete esperti e porca miseria. Io facevo non mi lasciate mancare niente. Facevo vedere una cosa subito, tutti i messaggi, tutti i commenti. Questo serve. Scusa Paolo, fai vedere quello che continuavi a far sparire. Ma no, il diamantino. Le cose. L'hai sparito di nuovo. Se l'è portato via Mirko. Ecco. A questo, l'ha visto. Ecco. Cioè, giralo. Oh, che carino. Questo è elegante. Ma no? Quello lì lo metti dietro e ti avanza fuori il diamante. Sapete che una volta, non so se mi avete sentito una volta che l'ho raccontato, cercavo una cosa su internet, ma non mi ricordo cosa. Cercavo una cosa su internet e mi è venuta fuori tutta una serie di quegli affari lì con la coda di cavallo dietro. Ah sì, è vero, ti ricordi che sono morta? Ma veramente, ma tutta una serie di quegli affari lì, ma che io mi chiedo, ma veramente, ma quelli lì, cioè, non lo so, si mettono su quell'affare lì dietro e vanno via in giro che con la cosa del cavallo. Costano minimo 15 euro. Sì. Ecco, si chiamano plug, ha detto, plug. Uh-huh. Ma perché ne sai così tante te, fammi capire? Ecco perché ti nascondi dietro alla maglia. Ma chi è? Andrea? Io? Ecco perché si nasconde. Ah, Elena. Sì, Elena, ma ne sa di più, guarda, di che roba, sa tutto. Ma anche gli altri. Porca vacca. Oh. Volevo farti vedere... Ah, poi c'erano i dadi, vabbè, il giochino dei dadi. Ah, vabbè, quelli dadi, sì, li avevo trovati una volta che sono andato in un bar e dentro nei bagni c'erano che mettevi 2 euro e venivano fuori i giochetti. Le palline. Mi era capitato i dadi e mi era capitato delle tette tutte molli che le facevi così e veniva fuori un capezzolo lungo così. Una roba oscena. Oscena. Sicuro non stavi cercando una friggitrice ad aria, ti dice Andrea. Dove? Perché a me mi si è bloccata un'altra... Aspetta che vediamo se riesco senza uscire. C'ho poca connessione, c'è una connessione di merda. Andiamo però. A me mi si è bloccato tutto. Vediamo così se riesco. È ricascata. Sì.
Chiara, buonanotte, un bacio, grazie. A domani. Il top sono i plug in acciaio con il gancio. Con il gancio. Sì, poi ce n'è uno bellissimo, con il gancio che è attaccato alla catena alle manette. Oh. Notte, Chica, buonanotte. Quando ti sono... sì, ma non c'è adesso. Sì, poi cosa ho trovato? Poi... niente più. Io metto tutto in una scatola, poi... Sì, che è meglio. No, guarda che c'è un casino qua. Scatole ne ho. Mi sembra che mi sono perso qualcosa. Che casotto. C'è la Franci che dice che non ha più linea. Ah, la scassi. Mi spiace. Dai, la prossima volta è... vieni, facciamo una live subito con lei. Assolutamente sì, è stato bellissimo. Io ho riso come un pazzo. Assolutamente sì. Anche io, per tante ragioni. Mamma mia, poveretto Mirko. Poi, sai quante volte me la riguarderò io stesso poi? Guarda, ma che live... io e mia Andrea aprivamo vibratori e ci frustavamo. Sì, sì, abbiamo pagato Mirko per frustare Paolo. Sì. Certo che sentiti dire che ti sei perso qualcosa. Hai ragione, non è molto. No, ma è tutto qua, è che c'è un casino veramente. Sì, mi immagino. Però dai, adesso tu pensa andare in giro con questo portachiavi. Mi è rimasto in mente questo. Ma sul serio, quello lì è l'unico che non ho capito bene, perché cioè, ma dai, no, non so cos'è l'anello, forse sì, boh, non so. E... non so, e come faccio a spiegartelo in maniera delicata? Ma guarda, ormai spara. L'uomo ci infila un pezzo. Qui? Sì. No, ti ammazzo. Sì. Ti devo mandare il video anche di quello? No. ci infili... ecco. Non fa malissimo. Guarda che non è elastico, eh. È piccolissimo. Sì, ma c'è un motivo per cui è in quel modo. Ok, queste cose che sembrano una cravata. Sembro. Steffi, buonanotte. Notte, Steffi. Sembra un'esca per i pesci, anche. Sembra un gamberetto. Sì, è vero. Da oggi in poi, quando guarderò i tuoi video, non li guarderò più un attimo. Soprattutto il mukbang, il video spesa. No. Mamma mia, che ridere. Guarda che è da novembre che ci tiriamo questo video, ti ricordi? Mamma mia. Tra una cosa e l'altra. Dai. Boh, siamo rimasti... ecco, esatto. Ti ferma il sangue e diventa un cotechino. Esatto. Però aumenta il tempo di uso. Sì, questo, sì, è come gli anelli, ecco. No? Ecco. Gli anelli, li conosco. Esatto. Ah, tipo questo. Quello fa la stessa cosa. Questo qua, l'accetto. Anche quello lì, esatto. L'accetto, sì. Va messo su in cima o sotto in fondo. Però veramente lo lascio così, è bello, vero? Beh, però quelle manette sono belline. Sì. Le mie sono magari aggiungo qualcosa. Vediamo. Volevo aggiungergli questo, qua. Però t'assicuro, Paolo, il solletico è portentoso. No, non mi piace. Cioè, io proponi la Roberta. Eh? Proponi la Roberta. Stavo morendo. No, mamma mia, che allucinante quella signora, mi dispiace, ma dai. Poretta. Deve avere proprio una vita piena di problemi.
non lo so. Dobbiamo far sacrificare Mirko, inutile. Ho detto stare nel nostro gruppo Telegram, quindi mamma mia, una meraviglia. Non gli piace Filippo a Francesca. Ma... sta entrando gente ancora, il spettacolo è finito. Peggio di così non so cosa si poteva fare. No, Mirko è un pazzo, fa troppo ridere. No, Mirko è... Non poteva aprirlo da solo. No. Ma guarda che c'è un cavetto. È per caricare qualcosa. Se lo sarà dimenticato lui, magari. No, ah, forse della sigaretta elettronica, no. Perché c'è questo... Giralo dall'altra parte. No, è un USB. È un USB, mi sa, se quello della sigaretta è morto. Perché questo sembra una calamita, sai quelli che si attaccano? Sì, sì, sì. Questo... Va a una parte... Questo qui, c'ha una parte nel... Ah, allora è suo, dici? Prima che lo butto, che ne so. No, per l'amor del cielo. E una parte qua. Una parte nello spinone. Perché niente c'ha il... Insomma, l'attacco così. Esatto. Cioè, praticamente attacchi... Ah, ecco, sì, ok. Ne aveva due qua, quindi... Sì, quindi è quello. Va bene. Se glielo butti via, ti lincia. Eh? Sì, no, no. Se glielo butti via, ti lincia. Infatti. Grazie di tutto, delle risate. Mamma mia. Ci sentiamo martedì prossimo, vediamo. Non ho più calendari. No, basta calendari. Ci sono i video di Maleschi adesso. Ah no, il sabato posso fare la live dal divano, che mi piace. Tranquilla. La live dal divano? Sì, come il sabato scorso. Facile, tranquillissima. Un'ora. Sì, sicuro tranquilla, assolutamente. Dai, buona notte a tutti. Chi c'è rimasto? Francesca, Andrea, un bacione. Grazie Elena. Scusa ancora per le parolacce. No, ma figurati, so che lo sfogo. Ma preso in 5 minuti che se ce l'avevo davanti non so. lo so. Mi faceva morire la tua faccia. E stavo cercando di trattenermi facendo le facce, ma non dicevo roba. Perché eri lì nell'angolo piccolina, ma ti vedevo. Buonanotte, un bacione. Alla prossima. Ciao Franci, notte. Penso che non si è scollegata, non lo so. Comunque, ciao a tutti. Ecco, buonanotte, alla prossima. Ciao Antoine. Ciao. Ciao Francesca. Ciao. Non so mai chi rimane. Saluto tutti. Che ne so io. Alla prossima, ciao. Ciao. Prossimo calendario.